responsabile dell'organizzazione allenatoreclinic.net, che insieme a Maurizio e a Emanuele, che arriverà dopo, è stato un promotore dell'organizzazione dell'evento. È un evento voluto e pensato molto velocemente, perché tra il dire e il fare abbiamo sfruttato solamente 2 settimane, ma ci premeva organizzare questo evento per dare questo tipo di informazione, di formazione, in un contesto che sta diventando sempre più attuale. E quindi non ruberò tempo a loro, perché poi sono loro il focus di tutto. Io vi ringrazio ancora della partecipazione e lascio la parola a Maurizio per l'inizio. Grazie a tutti. Allora, solo che mi sistema, qualcuno è abituato a vedermi in veste archetto con la cinta dei jeans ancora no? Ecco, perfetto. Mi sentite tutti bene? Sì, a posto. Allora, intanto, anche se ci sono diversi amici, è giusto presentarsi perché non tutti mi conoscete. Io mi chiamo Maurizio Palasconi, sono in questo contesto un ex calciatore. Ho giocato 28 anni e ho allenato altri 4, sempre nei dilettanti. E diciamo che il professionismo, la Serie C, l'ho vista dagli spalti, però poi in ambito dilettantistico ho alle spalle una discreta carriera in interregionale, campionato nazionale dilettanti, quindi ed eccellenza prevalentemente. Poi ho finito, come un po' succede a quasi tutti gli ex calciatori, con le categorie più basse possibili. Sono arrivato a finire la mia carriera in seconda categoria, però in Toscana, in un paese meraviglioso che si chiama Pitigliano, non so se lo conoscete, dove ho anche allenato 3 anni. Comunque, questo era solo semplicemente per così farvi entrare un po' in sintonia con quello che sarà l'argomento e il tema della serata. Perché vengo da questo mondo, sono stato nel calcio per oltre 30 anni e da poco più di 4 ho cambiato completamente la mia alimentazione e non solo. Sono stato carnivoro convinto per circa 41 anni. Ho sempre, diciamo così, dai 30 anni in poi, mi sono sempre interessato in maniera via via più intensa per tutto ciò che riguardava l'allenamento da una parte e l'alimentazione dall'altra. La mia convinzione fino al 2011 circa era che nessun essere umano potesse fare attività fisica senza nutrirsi di cibi di origine animale. Poi, se ci sarà tempo, vi racconterò molto brevemente che cosa ha scatenato in me qualcosa che ha cambiato totalmente la mia vita. Quello che è, diciamo, l'oggetto di questo incontro della serata è cercare di capire se questa domanda, o meglio, capire qual è la risposta a questa domanda. Cioè, si può fare sport scegliendo di escludere totalmente qualsiasi cibo di origine animale? E se sì, anche il calcio con le sue caratteristiche, quindi con tutto ciò che contraddistingue il modello prestativo calcistico? Io ho preparato una serie di slide che ci aiuteranno in questo percorso, partendo da un po' di teoria, perché è inevitabile, è assolutamente indispensabile conoscere tutto ciò che riguarda le linee guida delle associazioni mondiali di riferimento in tema di nutrizione e salute e poi di nutrizione e attività fisica. Perché se non partiamo dalle associazioni che sono deputate a fare questo e che quindi hanno come compito istituzionale quello di vagliare tutta una serie di studi scientifici per poter poi assumere una posizione ufficiale, una linea guida in teoria da far seguire a tutti gli operatori di un settore specifico, dicevo, se non partiamo da quello, ma ci limitiamo invece al se è sempre fatto così,
Oggi io ed Emanuele, dopo, sapete tutti che verrà Emanuele Marra, che è il preparatore fisico della Sampdoria, collaboratore stretto di Montella già da diversi anni, quindi lui porterà un'esperienza diretta sul campo, nel vero senso della parola, con i giocatori che rappresentano la massima espressione del calcio professionistico italiano. Anche Emanuele ovviamente ha fatto questa scelta, è vegan da qualche anno. Prego. Sì, un po' sullo sfondo, sul colore, si può modificare un po', si può incidere o rimane quello? Posso provare, cambio il cavo del cavo, ma tu mi dici che è un fondo verde? Sì, sì, io diciamo che l'ho selezionato verde, questo è un po' più tendente al giallo, però senza, diciamo, perdere un po' troppo tempo. Se era un qualcosa che si poteva regolare da lì? No, no, perché quello è... Che dici, Gianvino? Sì, sì, no, io penso, a parte questo che ha un carattere molto grande, però insomma anche nei caratteri più piccoli credo che vengano lette. Ma dice tutto, anche la scritta. No, quello dovrebbe rimanere così. Lasciamo così, ok. Partendo da un riferimento certo, grazie, e scientifico, arriveremo poi ad un'applicazione pratica che ci permetterà di provare, perché in realtà nella letteratura scientifica non esiste un modello di riferimento di alimentazione vegan applicata al calcio. Se qualcuno di voi ha materiale, io ne sono ben felice. Da quello che ho avuto la possibilità di ricercare e di scandagliare proprio io, non esiste, perché questa scelta, almeno in Italia, è una scelta estremamente giovane, quindi non abbiamo grossi riferimenti, anzi non ne abbiamo nessuno in ambito calcistico. In ambito sportivo vedremo che ci sono diverse cose da sapere. Poi chiaramente analizzeremo in maniera molto breve il modello prestativo calcistico e andremo a vedere se attraverso lo studio delle qualità che contraddistinguono la partita di calcio fondamentalmente è possibile traslare quei principi ed applicarli anche a questo tipo di sport. Per cui, diciamo, il sottotitolo di questo incontro è esattamente questo, cioè dobbiamo passare dalla teoria alla pratica, perché io posso anche farvi una testa così con riferimenti bibliografici, ma poi non darvi un link per tradurre in pratica tutto quello che vi dico, ve ne andate a casa che avete capito bene o male qualcosa, ma poi da domani in pratica non riuscite ad applicare nulla. Quindi, questo perché? Perché nell'ambito dello studio di questo tipo di alimentazione troviamo degli estremi nettamente in antitesi uno con l'altro. Se voi parlate con chi questa scelta, la scelta vegan, non la conosce sicuramente e non la approva, perché? Perché pensa che essere vegano significhi questo. Dal punto di vista fisico, il massimo dello stare in forma. Viceversa, parlate con un vegano, non con me, fortunatamente non ho questo tipo di aspirazione, però parlate con i vegani più, chiamiamoli estremisti, e loro vi dicono che invece sono così. Si passa da un eccesso a un altro, evidentemente c'è tanto in mezzo. E dobbiamo cercare, ripeto, di analizzare nella maniera più oggettiva possibile questo contenuto tra questi due estremi. Vi premetto che io sono attualmente membro del comitato scientifico di Assovegan e anche coordinatore nazionale del comitato sportivo. Se io vi parlassi oggi solo portandovi dei riferimenti di Assovegan, la mia informazione sarebbe un'informazione assolutamente di parte. Quindi, nonostante io rivesta questo incarico, quello che farò invece è parlarvi, ripeto, nel modo più oggettivo possibile, andando a cercare dei riferimenti certi. Allora, se voi... c'è qualcuno che è vegano, per favore, per capire quante persone... Benissimo,
Benissimo, quasi nessuno, sono ultra contento. Vi è capitato nel parlare con amici o amici di amici, nel momento in cui voi dite di essere vegan, tutti automaticamente, istituzionalmente, istantaneamente diventano laureati in biologia della nutrizione e vi sviscerano tutte queste carenze. Anche se state dal benzinaio o dal tabaccaio, diventano tutti esperti, perché ti dicono tutti: ma come fai con le proteine, col ferro, dalle proteine alla B12, grosso modo questi le conoscono tutti. Andiamo a vedere se effettivamente è così. Allora, qui non si vede bene, ho evidenziato io, ho preso una rivista a caso, ma se voi leggete riviste dove si parla di alimentazione, 9 volte su 10 il contenuto, i concetti messi in evidenza sono questi. Questa è la rivista più importante a tutela del consumatore, non dico il nome perché gli farei pubblicità, però ripeto, è la rivista più importante a livello nazionale, dove c'era questo articolo, intervistavano una esperta di turno sull'alimentazione vegan. La prima parte, chiaramente ho estrapolato solo i concetti chiave, qui inizia così: il veganesimo sta diventando la nuova religione di chi cerca, scusate, uno stile di vita sano. Quindi si associa una scelta del tutto personale a livello alimentare e non solo, con una scelta religiosa. Per chi non fosse pratico, la religione è basata esclusivamente sulla fede, cioè su qualcosa in cui devi credere, punto e basta. Non ci sono dimostrazioni tangibili. Nella scelta vegan vediamo se è così, se effettivamente ha ragione a trattarla come una religione. Poi prosegue, e qua è però sbagliato far credere, questa è una, vedi, si chiama sacerdote, poi ho capito perché l'associava alla religione. È però sbagliato far credere che la scienza, qui già si nomina la scienza, quindi il vegan è un religioso, un malato, perché crede senza prove tangibili, però la scienza, quindi la parte razionale, pratica, logica, quindi no, è sbagliato far credere che la scienza avalli l'eliminazione totale delle proteine animali, perché si rischiano diete gravemente squilibrate, soprattutto se sono coinvolti anche i bambini. Ok, lo dice questa tizia qua, la sacerdote. Voi avete mai letto o trovato su una rivista scientifica o comunque un articolo, comunque un personaggio che rappresentasse un'associazione di riferimento che detta le linee guida in questo ambito fare queste affermazioni? L'avete mai sentita? Tranne Porta a Porta, eh? Non esistono. Ok, quindi questo è un parere personale. Andiamo sotto e qua chiudiamo. Le indicazioni non lasciano spazio all'interpretazione. Le indicazioni di chi? Si può scegliere di diventare vegani, ci fa la grazia, ma al momento non ci sono prove che ciò sia davvero la scelta migliore per la salute. Ecco, su quest'ultimo punto anche io sono d'accordo, perché io non sono un medico, non sono un ricercatore, non sono in grado di dirvi se effettivamente diventare vegan sia la cosa migliore per tutti. Qui siamo 5 o 6, io conosco Gianvito, so la sua storia, e noi abbiamo avuto un grande miglioramento del nostro stato di salute, però può darsi che siamo stati fortunati, può darsi che ciò che vale per noi non vale per tutti. E questo, in modo del tutto onesto, è giusto dirlo. Quindi io questa cosa non l'ho mai detta e mai la dirò, perché non ho la competenza per dirlo, posso portare la mia esperienza. Però qua c'è un falso clamoroso. Perché? Adesso vediamo, perché noi dobbiamo saper scindere tra una teoria, seppur manifestata da un personaggio di rilievo, che può essere un ricercatore, un docente universitario, un giornalista autorevole, ma comunque se quello che dice non è supportato a livello scientifico, è comunque una sua teoria, rispettabilissima, ma è teoria, è un parere personale.
Perché? Perché le teorie sono queste, sono conoscenze acquisite empiricamente. È chiaro che la conoscenza che ho io è una cosa, la conoscenza che ha il professor Veronesi è un'altra. È chiaro che la mia teoria non può essere messa sullo stesso livello di quella di Veronesi, ok? Tanto per farvi un esempio. Però, ripeto, stiamo nel campo delle teorie. Poi c'è un livello nettamente superiore. Qual è? È quello legato alla bibliografia, alla ricerca scientifica. Perché? Perché la ricerca scientifica si basa su dati ottenuti con sperimentazioni e queste sperimentazioni debbono rispettare dei criteri oggettivi, rigorosi, o meglio, ci deve essere sempre quello che viene definito nesso di causalità. Ovvero, se io voglio dimostrare un qualcosa, cioè che le diete vegane per esempio migliorano lo stato di salute di una persona, io devo rispettare determinati criteri e devo trovare una relazione causa-effetto, cioè il gruppo che segue un'alimentazione vegan dopo un certo periodo di tempo, attraverso per esempio il controllo delle analisi dei valori ematici, deve avere un miglioramento, se no è una chiacchiera, ok? Non sono solo questi, adesso vi faccio vedere quali sono i requisiti che deve possedere una ricerca scientifica. Il primo è che si deve rivolgere, o meglio, deve coinvolgere un numero elevato di campioni, in questo caso di persone. Cioè, se io faccio una ricerca, io e Giampito, non posso dire che è una ricerca, ma su due persone la posso estendere all'intera popolazione? Divento poco credibile. Se la faccio su 1000 soggetti è un discorso diverso, su 10.000, su 50.000 è chiaro che più aumenta e più il valore comincia ad avere una certa attendibilità. Ma non è solo questo. Devo creare un gruppo di controllo, cioè c'è un gruppo che segue l'alimentazione vegan, un gruppo omogeneo per caratteristiche, per età, per tipologia, per stile di vita e quant'altro, invece deve seguire un altro tipo di alimentazione. Okay, per capire le differenze e quindi fare un confronto tra i due. Poi, vi sto elencando solo i quattro più importanti, ci debbono essere dei test di controllo precisi e ripetibili, quello che vi dicevo prima. Se c'è un cambiamento dalla situazione di partenza a quella di arrivo, questo cambiamento deve essere misurabile. Le analisi ematiche, se io avevo un'ipercolesterolemia a 220 e poi il colesterolo mi scende a 160, quello è chiaro, misurabile e oggettivo. Quarto, ci deve essere un'analisi e una valutazione rigorosa dei dati ottenuti e si chiama significatività statistica, cioè il cambiamento deve essere un cambiamento significativo. Se ho un'ipercolesterolemia di 220 e dopo il periodo mi scende a 219, capite che non è significativo, ok? Quindi la ricerca scientifica deve possedere dei requisiti ben precisi. Adesso c'è questa associazione qua, Academy of Nutrition and Dietetics, e fino a poco più di un anno fa si chiamava American Dietetic Association. Chi la conosce, chi ha mai sentito parlare di questa associazione? 4-5 persone. Benissimo. Che cosa fa? Lo vedete scritto nella slide. Questa è semplicemente l'associazione più importante, più grande e più autorevole al mondo in tema di nutrizione e salute. Ovvero, cosa fanno? Siccome sono pochi, sono quattro gatti, sono circa 67.000 membri, 67.000, ok? No 5, 6, 67.000. Chi c'è dentro? Ricercatori, professori, studenti, clinici, dietisti, professionisti, consulenti, amministratori di servizi, tutte figure professionali che operano nel campo della nutrizione. Cosa fanno? Ah, apro e chiudo parentesi, non sono vegani, cioè non è Assovegan questa, questa è un'associazione, diciamo, prevalentemente, prettamente di figure professionali onnivore, quasi nessuno è vegan, ora non è che li conosco tutti e 67.000, però non hanno niente a che vedere con nessun tipo di associazione vegana o vegetariana, che loro si occupano di alimentazione, nutrizione e salute. Quindi, che cosa fanno? Prendono
tutto ciò che ogni anno viene pubblicato su questo argomento, però, quindi valutano, esaminano tutte le ricerche dove si va a approfondire la relazione tra alimentazione e stato di salute, e sulla base di tutte queste ricerche ogni 6 anni emettono la loro posizione ufficiale, le famose linee guida, che vengono recepite dai professionisti e dalle associazioni di ogni nazione. Cioè, chi opera in questo settore si rifà, o si dovrebbe rifare, a ciò che sistematicamente ogni 6 anni viene stabilito dall'Academy of Nutrition and Dietetics, estrapolando l'ultima posizione ufficiale che è stata emessa a fine 2015, ma è stata subito dopo ritirata per una nuova modifica. Attualmente è valida quella di 6 anni prima, quindi del 2009. Che cosa ci dice? Andiamo a prendere quello che interessa l'argomento della serata. La leggiamo proprio. Le diete vegetariane correttamente pianificate, ci sono parole che vanno evidenziate qua un po' tutto, però correttamente pianificate, dopo lo vedremo, comprese le diete vegetariane totali o vegane, sono salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale, e addirittura dice di più, che possono conferire benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie, lo dicono loro, io non entro nel merito perché non ho competenza. Poi, le diete vegetariane, anche qui, complete ed equilibrate, che fa rima con correttamente pianificate, sono appropriate per gli individui in tutti gli stadi del ciclo vitale, tutti, dalla gravidanza, allattamento, prima, seconda infanzia, adolescenza, eccoci arrivati a noi, e per gli atleti. Per quanto mi riguarda, potrei finire qui il mio intervento, perché questo va a sbugiardare completamente, per esempio, quell'articolo che vi ho estrapolato prima, perché questa è una fonte, quella no, è un parere, ok? Quindi questo dovete tenerlo bene a mente. Poi questa è una traduzione, ok, hai fatto una slide, chi me lo dice che è effettivamente così? Andate su Google o direttamente su PubMed, digitate Position of the American Dietetic Association, perché lì la trovate ancora così, perché nel 2009 si chiamava ancora così, Vegetarian Diets, ok? E questa qua, questo è l'abstract, chiaramente. Poi se pagate l'iscrizione a PubMed vi tira fuori proprio tutto il papiro, avete tempo e voglia, trovate quello che vi ho appena mostrato in estrema sintesi. Però non c'è solo questo. Sempre negli Stati Uniti, che vi ricordo è il paese di McDonald's, tanto per fare un esempio, dove gran parte della loro economia è basata sugli allevamenti intensivi e sull'hamburger e hot dog, però in questo paese hanno il loro ministero dell'agricoltura, che si chiama USDA, United States Department of Agriculture. Nel 2010 anche l'USDA ha emesso le proprie linee guida. Anche qui, andate sul sito, trovate tutto. In sostanza, cosa ci dice l'USDA? Che le diete vegane, complete, variate e bilanciate, sono considerate sane, quindi è una scelta healthy, come dicono loro, almeno quanto la tanto osannata dieta mediterranea. Almeno come una dieta mediterranea corretta. Più avanti vi faccio vedere cosa intendono. Poi, eccolo qui, una dieta onnivora, quindi dove mangio di tutto, un po' di tutto, no? La latto ovo vegetariana, quindi escludo solo carne e pesce, ma mantengo latte, derivati e uova, e la dieta vegana, esclusione totale di ogni cibo di origine animale, per essere definite sane, l'80% del cibo deve essere di origine vegetale. Chiaramente in quella vegana è 100%. Ok? Non lo dico io, lo dice l'USDA. La sapevate questa cosa? Quanti di voi onnivori fanno una dieta basata all'80% su cibi vegetali? Quanti ne conoscete che mangiano una volta ogni tanto o la carne, il pesce, il latticino, ma l'80% è a base vegetale?
perché il modello occidentale di alimentazione onnivora, quando trovate la persona che ti dice io mangio un sacco di frutta e verdura, sta sì e no, a proprio ci teniamo larghi al 50%. Ok? Poi emette delle raccomandazioni che sono valide per tutte queste scelte alimentari e fanno riferimento ai livelli di vitamina B12, di calcio, di vitamina D, di ferro, potassio, fibre, acido folico, i folati, la B9. Ok? Questo è un sito sempre dell'USDA, si chiama choosemyplate.gov. E questa è l'immagine proprio che identifica quello che abbiamo, che traduce un po' in pratica le linee guida emesse dal Ministero dell'Agricoltura statunitense. Come vedete divide il piatto in quattro grandi spicchi: frutta, verdura, cereali possibilmente integrali, alimenti proteici, dove la maggior parte sono di origine vegetale. Lascia qui a parte, in modo discrezionale, latte e derivati. Ripeto, tutto verificabile, eh? Fate pure le foto se volete, andate a guardarlo, se ho detto qualche stupidaggine me lo potete comunicare tranquillamente. In Italia l'associazione al momento più autorevole in tema di nutrizione e salute si chiama Sinu, qua non si vede molto perché il logo purtroppo è piccolo, non sono riuscito a scaricarlo ad una risoluzione decente. Sinu sta per Società Italiana di Nutrizione Umana. Proprio a fine 2015, quello che vi sto dicendo ora, siete i primi a saperlo. Chi ha già fatto la scelta vegan, conoscete il documento ufficiale della Sinu? Ok, anche qui c'è il sito, oppure andate su Google e digitate posizione documento ufficiale SINU 2015. Ufficiale della SINU, io vengo dall'ultimo congresso 2015. Perfetto. È di dicembre. Sì, meno di dicembre, perché a dicembre ancora non c'è la position statement ufficiale, però è stata redatta a gennaio. Perché io ho visto la data del congresso. Perfetto. Ma vedete, se uno dice stupidaggini quando si rivolge alla gente, deve fare sempre molta attenzione. Allora, cosa ci dice la SIN? Qua stiamo un po' più sul pezzo, diciamo così. Innanzitutto per loro, considerate che è un'associazione no profit che si occupa appunto di studiare e soprattutto poi divulgare quelle che sono le linee guida per una sana e corretta alimentazione o nutrizione, ed è accreditata con i maggiori centri di ricerca a livello internazionale, cioè non è chiusa nella sua stanzetta qui in Italia e si mette sulla scrivania e detta delle regole, no, interagisce con le associazioni più importanti, con i laboratori di ricerca, con le istituzioni che si occupano di questo, quindi danno posizioni sempre in movimento, non esiste una posizione statica. Quello che dico oggi, siccome fortunatamente la ricerca vera va avanti, mi permette poi di modificare via via la mia posizione. Ad oggi la SINU intende come scelta vegetariana due tipi di dieta: la latto-ovo-vegetariana, l'abbiamo vista prima, escludo solo carne e pesce, e la dieta vegana. Queste vengono definite dai professionisti, dagli operatori della SINU sane. Perché? Perché esistono anche altre sottocategorie, diciamo così, in ambito vegan, come per esempio il crudismo, il fruttarianesimo e anche la macrobiotica. Ecco, per la SINU non sono scelte sane. Ok, poi magari qui dentro c'è un fruttariano, mi dice io mi trovo bene, ho le analisi, hai ragione tu, io non sono mai contro le posizioni soggettive delle persone. Quello che vi ricordo è che per dare una definizione universalmente valida non può bastare l'applicazione pratica di una, ma neanche di 10, insomma, persone. Ok? Quindi già questo è il punto di partenza. Poi analizza degli elementi critici in ambito di dieta vegetariana o vegana. La vitamina B12, devo necessariamente parlarne proprio in maniera semplice, ma perché non saprei fare diversamente.
La vitamina B12 attraverso gli esami ematici va integrata. Il fatto è che va integrata per tutti, però, perché è di origine batterica, si chiama la cianocobalamina prevalentemente, e se io mangio carne posso non avere livelli di B12 carente, semplicemente perché gli animali dei quali io mi sto nutrendo hanno assunto integratori di B12. La B12 si trova per terra, si trova nelle radici, si trova nell'erba, quindi in teoria io non dovrei lavare la mia verdura, i miei ortaggi con i prodotti della moderna agricoltura. Purtroppo questo è impossibile, quindi io devo lavare molto bene ciò che mangio di origine vegetale, e la B12, ripeto, è un batterio, quindi va via. Quasi tutti noi vegani, siccome ha un tempo di latenza, cioè c'è un ciclo interno tra fegato e intestino che riesce a riciclarla in continuazione, poi arriva a un certo punto che non ha più materiale, non ce la fa quasi sempre, e quindi devo integrare. Ma ripeto, potete tranquillamente trovare, se siete onnivori, dei livelli di B12 bassi. Quindi non è un'esclusività di chi ha scelto di alimentarsi in modo vegano. Il calcio, che è il minerale, ancora non ci siamo arrivati al nostro calcio inteso in senso sportivo. Allora qui, perché tutti sappiamo che il latte, i latticini contengono calcio e bisogna prendere e bere il latte per avere il calcio nelle ossa. In realtà ci sono diverse fonti vegetali che sono altrettanto valide senza comportare un altro tipo di problemi. Però debbono, e qui entro un po' nello specifico, prendetela per buona, ci sono degli acidi, l'acido ossalico e l'acido fitico, che ostacolano l'assorbimento di calcio a livello intestinale in quelle, soprattutto le verdure a foglia ne contengono molto, ma è come se questi acidi catturassero le molecole di calcio e le facessero transitare poi senza essere assorbite, quindi vengono eliminate o con le urine o con le feci. Come posso ovviare a questo? Perché nel mondo vegetale, oltre alle verdure, vi dicevo, soprattutto quelle a foglia verde, la soia ne contiene, ci sono delle bevande tipo latte addizionale, latte di soia con addizionato di calcio, ma anche il latte di riso. C'è l'acqua, ci sono acque con tipologie di acqua che hanno grandi contenuti di calcio e sono preferibili per chi sceglie di essere vegano. I semi di sesamo e il tahin, che è una crema fatta con i semi di sesamo, probabilmente sono la fonte migliore. Anche la frutta secca, quindi mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i fichi secchi. Ok? Mancano i semi di chia, è vero. È vero. Sì, il problema è il quantitativo poi, perché le mandorle riesco a mangiare dei semi di chia, mangiare una manciata di semi di chia è più difficile, però è vero, mancano quelli. Poi, la vitamina D, anche qua, è una vitamina che va integrata nei casi di scarsa sintesi endogena. Perché? Perché fondamentalmente è legata alle radiazioni solari. E oggi però è un problema per tutti, perché che io sia vegano o sia onnivoro, purtroppo le radiazioni non esercitano più un potere forte come parecchi anni fa. Questa è anche una valutazione fatta ad uno degli ultimi congressi ai quali ho avuto modo di assistere, ed è praticamente un problema un po' per tutti. Quindi non è, a volte non è sufficiente proprio l'esposizione al sole, perché i raggi ultravioletti non riescono a convertire la vitamina D, diciamo, passatemi il termine, passiva in attiva. Ok? Quindi fate analisi ematiche, se il valore è basso dovete integrarla, sempre per la salute. Andiamo avanti. Il ferro, oh, qui è bellissimo, perché non molti anni fa c'era ancora l'usanza per le persone anemiche di dare loro proprio il sangue degli animali. Appena spruzzati prendevano il sangue e glielo davano. Perché? Perché nella carne, fondamentalmente, Manuele, benvenuto, nella carne c'è questo tipo di ferro che si chiama ferro M.
che è più biodisponibile, ovvero viene assorbito in maniera migliore rispetto a quello vegetale che invece è definito non eme. Poi però si fanno le analisi del sangue a onnivori e a vegani e vegetariani e la ferritina, che ci dà un po' il valore del ferro circolante, non dà, grosso modo, le persone vegane non hanno mai una ferritina sotto i livelli normali. Che cosa succede? Allora, vi dicevo che negli alimenti vegetali il ferro è non eme ed è più difficilmente assorbibile di quello eme. Se io però adotto delle strategie banalissime, tipo associo per esempio la vitamina C, se io mi mangio gli spinaci e li condisco con mezzo limone spremuto, ho risolto il problema. Ok? Nella carne, vi dicevo, il ferro è eme, ma su 100 di ferro, 60 è comunque non eme, anche nella carne, 40 è eme, è un po' più assimilabile, assorbibile. Però ci sono poi tanti altri elementi assolutamente negativi. Ripeto, qui si ovvia tranquillamente associando vitamina C, per esempio, agli alimenti vegetali. Lo zinco, anche qua si è dimostrato che questo acido fitico rompe un po' le scatole, perché ha proprio questa capacità di sequestrare un po' dei minerali, però per esempio nei legumi, che ne sono ricchi, un modo per ovviare a questo problema è l'ammollo preventivo, cioè io domani mi voglio mangiare un bel piatto di lenticchie e di ceci, lo metto in acqua, in ammollo, acqua fredda stasera, vi faccio fare 6-8 ore di ammollo, l'acqua, tutte quelle ore, riesce a tirar via quasi tutto l'acido fitico. Poi anche la cottura comunque me lo disattiva quasi totalmente, per cui alla fine è un finto problema, nel senso è un problema che ha soluzione. Mentre la B12 no, la devo integrare, qui adotto queste strategie e ho risolto il 99% dei casi. Gli omega 3, anche la fermentazione e la germinazione, sono già processi un po' meno facili, no, da comprare. L'ammollo chiunque sa mettere un po' di lenticchie la sera. Sì, se ti fai il pane da solo, però sì. Giustamente. Allora, omega 3, ultimo. Qui sono tre tipi di questi acidi grassi essenziali, ok? Quindi vanno introdotti con l'alimentazione. Diciamo che quello base è ALA, prendetelo così come acronimo, perché come nome stesso, sì, ho difficoltà anche io, no? L'ALA no, acido alfa-linolenico, però gli altri due, EPA e DHA, hanno dei nomi particolari, sono scioglilingua. Che cosa devo fare fondamentalmente? Devo stare attento a non esagerare con gli omega 6, perché mentre gli omega 3 li trovo nelle noci, nei semi di lino e nei semi di chia, gli omega 6 li trovo molto più frequentemente nei grassi di origine vegetale. Quindi spesso esagero con gli omega 6 a scapito degli omega 3. Questo mi comporta che l'ALA, che è il precursore anche di questi altri due, viene in un certo qual modo disattivato da una eccessiva presenza di omega 6. Quindi che cosa devo fare? Devo ridurre il consumo di olio di semi di mais, di girasole, i grassi saturi e idrogenati, margarine, ok? Ma anche olio di palma, per esempio, e di alcol, perché queste sono sostanze che mi ostacolano la conversione dell'ALA anche in EPA e DHA. Sono accorgimenti pratici che devo conoscere, perché se voglio garantirmi uno stato di salute tendente all'ottimale, attraverso questo riesco a farlo. Ok, qui mi rendo conto che sono entrato un po' nello specifico, però vi ho cercato di tradurre ai minimi termini la posizione ufficiale dell'associazione a livello italiano più importante. Andiamo avanti. Conoscete The China Study? Ok, personalmente quando ho letto questo libro ho deciso di diventare vegano, io grazie alla lettura di questo testo. Dopo, che cosa ho fatto? Sì, all'inizio mi sono gasato, cioè ho preso veramente ogni riga, per me era vero, era tutto vero. Poi ho cercato, perché è la mia natura, le critiche a The China Study, perché inizialmente è stato come uno tsunami, cioè ha inondato proprio il mondo della nutrizione e ha
massacrato quelli che sono, erano e sono i canoni dell'alimentazione classica. Però poi subito dopo si è creata la corrente degli oppositori a The China Study e io mi sono letto le critiche. Sicuramente il The China Study è un libro che ha anche delle pecche, anche delle valutazioni oggettive da tenere in considerazione. Però per criticare il The China Study e questo signore qua, che è un ultra ottantenne ricercatore, biologo, docente universitario e quant'altro, che si chiama Colin Campbell, bisogna un attimo capire che cosa c'è dentro The China Study, cioè che cosa ha fatto Colin Campbell e il figlio insieme ad altri ricercatori. Innanzitutto è uno studio epidemiologico durato 27 anni in collaborazione con varie università in Cina e poi è stato trasferito negli Stati Uniti, ma anche a livello europeo. Epidemiologico significa che ha analizzato esclusivamente fatti, accadimenti, misurazioni che accadevano sull'essere umano. Quindi ha cercato di creare, di stabilire una correlazione tra uno stile di vita e uno stato di salute. Ok? Non è stato fatto in laboratorio sui topi. Poi ha coinvolto circa 20.000 persone, non 2, non 20, 20.000. Alla fine del libro c'è la bibliografia. Voi trovate, questi sono, non è un numero così, l'ho contato uno per uno, 757 riferimenti bibliografici. Cioè ci sono 757 ricerche che sono state effettuate nel corso dei 27 anni. E questi riferimenti non sono riferimenti senza valore, sono stati validati. Cioè ogni volta che si pubblica una ricerca c'è una commissione che stabilisce se quella ricerca ha un'attendibilità oppure va buttata nel cestino. Ok? All'interno del libro, quindi di queste ricerche, trovate collaborazioni con questi nomi qua, probabilmente non vi dicono nulla, nel Barnard, Dean Ornish, Liu Shichen, Walter Billet, Caldwell Esselstyn Jr. e John McDougall. Fate la foto a questi nomi e andateveli a cercare. Andate a vedere chi sono. Sono tra medici più importanti a livello internazionale. Quindi, un po' di riferimenti bibliografici credo di averveli dati. Allora, tra quello che dice la scienza e questo, a chi credete? Sai perché? Perché fondamentalmente questo signore qua rappresenta il gota della nutrizione in ambito mediatico televisivo, perché la Vespa, ma se vedete anche i vari servizi, quando c'è da parlare di alimentazione e nutrizione chiamano lui presidente del Comitato Nazionale di Sicurezza sugli Alimenti. Quindi io so che esistono tantissimi professionisti di un altro spessore, di un'altra caratura, molto migliori, non ho capito. Sono tutti uguali, cioè, vanno tutti con qua durante di lui. Non è vero, non è vero. Guarda, io ne conosco diversi di nutrizionisti. Ma non pochi però, capito? Perché qui in Italia questa roba sta. In Italia a 5, in prima fila. Vedi? Io mi associo. No, è io anche dire, dire, però inizialmente quella è la stanza. No, poi quando si parla di questo a posto. Cioè, proprio si parla di queste tematiche. Se uno cerca informazioni in televisione, perché parliamoci chiaro, purtroppo noi italiani medi accendiamo la TV per sapere le cose e in TV troviamo lui, e lui che neanche lo nomino. Allora, ritorniamo un attimo a, chiamiamo la scienza, alla fisiologia, alla biochimica. Allora, la prima carenza indiscutibile che chiunque vi porterà a sostegno delle proprie argomentazioni è che la dieta vegana è priva o scarsa di proteine. Allora, ma cosa sono queste proteine? Intanto è una
macromolecola formata da, come una collana formata da tanti anelli, da tante perle. Queste perle o anelli sono gli aminoacidi. Di aminoacidi esistono, in base alla letteratura, 20. Ok? Di questi 20, 8 o anche 10, perché arginina e istidina sono considerati essenziali nella fase adolescenziale. Comunque, mettiamoli qui, questo è un testo universitario, mettiamoli nella colonna di sinistra dove ci sono gli essenziali. Quindi facciamo 10 e 10. La differenza qual è? È che gli essenziali li devo necessariamente assumere con l'alimentazione. I non essenziali invece non è necessario, perché a partire da questi creo anche questi altri. Ok? Quindi le proteine questo sono. Se io mangio una bistecca, una fiorentina di 1,8 kg, o mi mangio un piattone di lenticchie, io mangio, il sapore è diverso, tutto quello che volete, poi scende giù, arriva nello stomaco, inizia la disgregazione a livello molecolare e tutto ciò che è proteico viene ridotto in aminoacidi. Per lo stomaco e poi l'intestino, che si occupa di assorbimento, non fa differenza la bistecca dal piatto di lenticchie o dal riso. Ok? Sempre questi diventano tutti aminoacidi. Andiamo avanti. Pensate, nel mondo vegetale ci sono tutti gli aminoacidi, tutti e 20. In ogni singolo alimento? No, non proprio. Quasi tutti, perché le eccezioni sono veramente poche, però, cioè però, esistono delle differenze a livello proprio aminoacidico tra un cibo di origine animale e uno di origine vegetale. Allora, innanzitutto, dobbiamo considerare se quella proteina è completa e bilanciata. Completa significa che li contiene tutti i 10 essenziali. Nel mondo vegetale ci sono, è completo, anche la proteina vegetale è completa, però non è bilanciata. Il cibo di origine animale, oltre ad averli tutti, questi aminoacidi, li ha anche nelle giuste proporzioni per massimizzare l'assorbimento a livello intestinale, mentre i cibi di origine vegetale no, queste proporzioni sono diverse, sono sfalsate. Tenetelo qui adesso, perché nella slide dopo vi dirò un'altra cosa legata a questo. Poi c'è una differenza molto importante dal punto di vista metabolico. Che significa? Che se sto digerendo un cibo di origine vegetale, nel processo catabolico vengono sprigionati, vengono formati degli acidi, che sono degli acidi, vengono definiti volatili o deboli. Perché? Perché vengono trasformati tutti in acido carbonico e attraverso i polmoni, con la respirazione, vengono eliminati, non si accumulano. Perché? Perché io respiro in continuazione 24 ore su 24, altrimenti non sarei vivo. Ok? Mentre nei cibi di origine animale cambia un po' la cosa. In che senso? Gli acidi sono più forti, fissi vengono definiti. Perché? Perché questa trasformazione non c'è. Gli acidi che si sviluppano, per esempio l'acido urico, l'acido fosforico, l'acido solforico, l'organismo non riesce a trasformarli in acido carbonico e ad eliminarli con la respirazione, quindi anidride carbonica in sostanza. Ma si riesce a trasformarli e ad eliminarli attraverso il filtraggio renale, prevalentemente con le urine. Il problema è che non uriniamo quanto respiriamo, per quanto uno possa bere, gli atti respiratori non si contano nell'arco delle 24 ore, le urine sì. Quindi che cosa significa questo? Che questo processo è molto più lento, molto più dispendioso, e a seconda di quante proteine di origine animale ingeriamo si creano degli accumuli, ecco perché vengono chiamati fissi o forti, perché non riesce l'organismo a eliminarli tutti, ma in parte, che dipende dal quantitativo di proteine animali assunte, in parte vengono
incanalati, incastrati, intrappolati nel mesenchima, che è lo spazio che c'è tra le cellule, cerca di metterlo l'organismo in uno spazio dove fa meno danni. Che succede? Che andando avanti con gli anni, se il quantitativo, ripeto, di proteine animali è grande, questi accumuli aumentano sempre di più, e accumulare questo tipo di acidi a livello cellulare significa creare le basi per un'infiammazione cronica. L'infiammazione cronica è la base di tutte, o meglio, prima acidificazione cronica, poi infiammazione cronica e poi patologie. Per questo c'è, non è tanto una diceria, ma le proteine di origine animale acidificano, acidificano, acidificano l'organismo. Ora, io non sono alcalino come un mio amico qua dentro tenta di essere, non credo molto a questa grande differenza, anche perché il nostro corpo cerca, è provvisto di sistemi per tamponare certi stati, ma fino a un certo punto, se io lo acidifico eccessivamente, non ce la fa. Altra differenza, che gli alimenti di origine vegetale contengono anche fibra alimentare, che è una sostanza assolutamente importante. Nel caso, perché si dice sempre, se mangiate la carne abbinateci sempre della verdura? Prevalentemente perché la verdura contiene fibra, la fibra è un po' come l'acido fitico, l'acido ossalico, lì era in senso negativo, qua in senso positivo, va a catturare anche sostanze nocive e le fa transitare nell'intestino, le elimina attraverso le feci senza essere assorbite. Per questo fa un po' da salva la vita, ok? La fibra, quindi grandi quantità di verdure, anche se si mangia carne, per esempio, perché nei cibi di origine animale la fibra non c'è. Come sono, diciamo, i fitocomposti non esistono, sono sostanze presenti solo e esclusivamente nel regno vegetale, neanche si conoscono quanti, numericamente quanti sono questi fitocomposti, ma si sa solo che sono sostanze all'interno di frutta, verdura, un po' tutti gli alimenti di origine vegetale, che agiscono in sinergia tra loro, e anche per questo è impossibile, o meglio, personalmente non trovo corretto assumere integratori da questo punto di vista, perché l'integratore estrapola qualche sostanza, ma l'effetto sinergico che c'è in un alimento che si è nutrito di acqua, di sole, di aria, non lo potrà riprodurre nessun tipo di integratore. Lo trovate solo nell'alimento. Poi, se dobbiamo parlare di che acqua, che sole e che aria, dobbiamo cambiare discorso, perché su quello non possiamo incidere. Anche i minerali e le vitamine ci sono negli alimenti di origine animale, ma negli alimenti di origine vegetale c'è una abbondanza di questo. Quindi fondamentalmente queste sono le differenze. Ritorniamo qui, perché vi dicevo che le proteine vegetali non sono bilanciate, però esiste, non da molto tempo, il concetto del pool aminoacidico, o almeno io ne sono venuto a conoscenza non da molto tempo, che significa che l'organismo è in grado di, chiaramente, di scomporre le proteine nei singoli aminoacidi e poi tenere delle riserve endogene, quindi va a prendere questi aminoacidi, se li tiene in una sorta di deposito e li va ad utilizzare nel momento della richiesta. Questo concetto ha praticamente annullato un concetto base dell'alimentazione vegetale, ovvero che per avere una proteina completa e bilanciata bisognava associare cereali e legumi, pasta e fagioli, per esempio, ed era completo. Oggi la ricerca ci dice che non è assolutamente necessario farlo nello stesso pasto. L'importante è variare la fonte nell'arco della giornata, addirittura c'è chi parla nell'arco della settimana. Quindi per lei il principio della complementarità non dice, però sono sportivo che questo pool consumato in breve tempo come si fa? Dipende dal tipo di sport che fa, per consumarlo in breve tempo. Ci arriviamo. Diciamo che a livello teorico lo sportivo ha delle richieste, delle esigenze diverse dal sedentario. Allora è preferibile averle
ripeto, nell'arco della giornata, perché non serve far mangiare pasta e fagioli sempre, anche a chi è sportivo, ma magari mangio la pasta a pranzo e i legumi a cena, assolutamente ho lo stesso identico risultato. Però poi sono i quantitativi, sono gli abbinamenti che ci arriviamo. Per esempio, considerate che è stato misurato il tempo di permanenza di un aminoacido, in questo caso la lisina, che arriva fino a 15 giorni a circolare. Ecco perché vi dico che non è assolutamente necessario farlo nello stesso pasto. Perché questo pool si rinnova in continuazione, è un deposito dove andate, l'organismo attinge in base alle richieste del momento. Sintesi proteica, servono tutti gli aminoacidi, servono in quelle quantità e lui li prende. Oh, ma questo fabbisogno proteico da dove nasce? Perché tutti vi dicono che servono le proteine, sono fondamentali, verissimo. Poi andiamo a cercare di capire, va bene, ok, ma da dove nasce questa esigenza? Cioè tutti sappiamo che le proteine sono necessarie, ma chi lo ha studiato effettivamente? Nel 1914 c'è stato il primo esperimento, che è, badate bene, un esperimento fatto su ratti. In base ai valori di accrescimento dei ratti in laboratorio, sono state determinate delle quantità di riferimento e sono state applicate automaticamente alle richieste di crescita delle esigenze dell'essere umano. Viene da lì il fabbisogno proteico. Tant'è vero che circa 35 anni dopo, questo è il riferimento, scusate, è il riferimento di questo che vi sto dicendo. Mi ricordavo che l'avevo messo su questa stessa slide. Tant'è vero che 35 anni dopo, esattamente nel 1949, un nutrizionista americano, William C. Rose, fece la stessa cosa e affermò una cosa in più, ovvero che quel tipo di proteina che permetteva ai topi in laboratorio di crescere in maniera corretta, in maniera migliore, in maniera più fisiologica per le esigenze del topo, venne definita nobile proprio perché conteneva tutti gli aminoacidi essenziali. Se fate una ricerca trovate che, non dico dopo pochi giorni, ma si scatenò comunque nell'ambito della comunità scientifica un putiferio, ci furono congressi su congressi e quasi immediatamente il dottor Rose cambiò versione a questa sua affermazione. Però ad oggi ancora trovate che le proteine nobili sono quelle che contengono tutti gli aminoacidi essenziali e sono quelle della carne o comunque dei cibi di origine animale. Andiamo a vedere perché è stato soggetto a diverse critiche questo esperimento del dottor Rose. La prima critica che gli fu fatta, per esempio, è che analizzando il contenuto proteico del latte di mamma topina e confrontandolo con quello di una mamma umana, il latte del topo è 10 volte più proteico di quello dell'essere umano. La quota in grammi, passatemi il termine, in grammi, comunque quantitativa, su 100 grammi del latte al seno della mamma contiene circa un grammo di proteine, quello del topo ne contiene circa 10. Considerate che un neonato raddoppia il suo peso in circa 6 mesi, ok? Mentre il topo raddoppia il suo peso in 4-5 giorni. Sono esigenze completamente diverse, completamente. Poi è chiaro che fare un test su dei topini liberi è un conto, metteteli dentro una gabbia in laboratorio sicuramente non è una condizione naturale, anche per il topo, nonostante stiamo valutando un topo, lo mettiamo anche chiaramente in laboratorio in condizioni antinaturali, per cui. Poi ci sono stati portati ad esempio alcuni farmaci
che sui topi, sui ratti, sulle cavie in laboratorio sono risultati innocui, sull'essere umano invece hanno fatto dei danni mostruosi. Il talidomide anni fa è uno di questi farmaci ed è stato ritenuto responsabile della nascita di bambini focomelici, sapete, con gli arti più piccoli o addirittura con, nascevano senza le dita, le mani, la gamba più corta, ok? Mamme in gravidanza avevano assunto il talidomide perché sui ratti era risultato assolutamente innocuo. Oppure la stricnina è risultata innocua per i criceti, prendetela voi la stricnina, però prima fate testamento. E invece la penicillina, al contrario, è risultata letale per i criceti e invece sappiamo quante vite umane ha salvato. Questo semplicemente per dire, non entro nel merito della sperimentazione, non sono in grado. Vi riporto quelle che sono state delle critiche oggettive alla scoperta del dottor Rose. Però se noi invece di pensare, dottor Rose, ma io non senti, andiamo più terra terra al pratico, io digito fabbisogno proteico su Google, il primo riferimento è Wikipedia, leggo e trovo questo. Seguendo una dieta varia composta da diverse fonti proteiche vegetali si riusciranno sempre ad ottenere i 9 aminoacidi essenziali, ripeto, c'è chi dice 8, 9, 10, non è importante, è il concetto, nelle giuste quantità, anche se non sempre nello stesso pasto. E poi trovate questo numeretto qua, che è il riferimento bibliografico, perché non è che l'ha scritta Maurizio su Wikipedia, ci mette il riferimento bibliografico. Sapete dove lo prendono questo riferimento? Nella posizione ufficiale dell'Academy of Nutrition and Dietetics, che vi ho fatto vedere nelle primissime slide. Quindi queste notizie qui si sanno. Si sanno. Se si cercano, ripeto, magari non ascoltando Calabrese o chi per lui. Ok? Giustissimo, io nomino lui, ripeto, perché è un po' l'icona. È quello che uno vede, lui dopo è l'icona e pensa che tutti siano come lui. Per la persona media che accende la TV e che vuole avere informazioni trova lui. Voi che siete operatori del settore avete preso delle distanze notevoli da lui, ok? Però sono poche le persone come voi, ok? Noi ci rivolgiamo ad una platea molto vasta che ha come riferimento quello, purtroppo è così. Però alcuni dubbi, cioè per quanto sia lui ti fa venire, capito? Cioè, ascoltando è certo, sì, o no? Sì, sì. Cioè, tu senti in televisione che ti dice, però piacente il calcolo di sbaglio. Sì, non è che per assoluta verità, cioè, se io leggo una cosa che ci sta dicendo Maurizio, diciamo questa sera, poi magari vado a casa, scendo, che so, non dice prendo per porta a porta, dentro a lui, cazzo, guarda questo, c'è questo lì. Ma io sono contento semplicemente che tu abbia il dubbio, l'unico mio obiettivo, e credo di condividere anche il pensiero di Emanuele, è semplicemente quello di darvi una visione diversa della stessa cosa. Noi siamo abituati a vedere l'alimentazione da questo punto di vista e ho dei concetti. Noi vogliamo che vi mettiate anche di qua e la guardiate da quest'altra parte. Però mi sta di là, tutto qui. Nemmeno c'è una stati come... E come dico? L'ho detto io. Con un riferimento, perché c'è una stati di una ricerca scientifica solo in un libro. È un libro divulgativo. È un libro divulgativo basato però su ricerca, non è basato su ricerca. Non è mai stato pubblicato di ricerca scientifica. Assolutamente. Il libro lo può scrivere anche lei, lo può scrivere io, il libro lo può scrivere in tutti. Vabbè, in Italia prendiamo questo con le pinze. Sono due stili, sono sbagliati entrambi. Assolutamente, e credo che questo me ne date atto, che ve l'ho detto io per primo, a me ha scatenato la curiosità di scoprire questo mondo, però poi sono andato a leggermi anche tutte le critiche al decennio stati. Non è che io mi metto su internet e quando sento la dieta vegana fa male e ci sono i linkatori, no? Non so se vi capita, se andate un po' sui social, quelli che linkano ma non sanno neanche
il significato di quello, però mettono i link, link di qualsiasi cosa. Ma sta l'altro demonizzata, per esempio, la caseina. Okay, la sì, da lui sì. La caseina è semplicemente formata dalla lisina più altri aminoacidi contenuti nel grano, quindi anche chi segue la dieta vegana o vegetariana comunque produce caseina. Quindi non è lo stesso quantitativo e non è tutto quello che c'è. È la veramente comunque creano caseina anche se tu non hai ingerito caseina. Okay. Sì. Quindi sono cose che queste non sono state pubblicizzate da virgolette. No, ma lui ha fatto proprio una guerra, ma parte proprio dal latte e dai latticini. La identifica nella caseina, però poi leggendo bene tutto non è solo la caseina, ok? È un po' più meno quello che lei ha detto prima, che da biologa nutrizionista mi sento di dire, visto che lei abbina per convegno della sindrome, non c'è stato a Firenze il 3-4 dicembre 2015 dove io ho preso parte. Posso dire che lì c'è stata la relazione della Baroni e ti conosce questo nome, sa che è un'eccezza, io stimo molto per quanto riguarda tutto questo, l'identifica che lei ci dà, cioè l'impostazione della dieta o la vegetariana, della dieta vegana, della crisi vegetariana e quant'altro. Lì quello che è venuto fuori dalle nuove evidenze è che sicuramente è un regime dietetico molto salutare, seguito come lei ben ha evidenziato, se fatto in modo completo e bilanciato, quindi corretto. Chi la interpreta a modo proprio magari fa un po' d'autodidatta, forse deve stare attento dal mio punto di vista a rincorrere eventuali carenze di dove appunto per questo motivo se va a praticare il campo sport magari anche fa bisogni aumentati. Che è quello che diceva la sacerdote all'inizio quando lei ha detto una cosa sbagliata. In realtà non ha detto una cosa sbagliata perché magari lei si va a informare, la gente comune non va ad informarsi, non va dagli specialisti, quindi fa le diete da soli. Questo e lì c'è allora, la carenza. Allora, quindi il far da sé non va mai bene. Perché a me non mi tornava quel discorso? Per un motivo semplice, perché viene canalizzato sempre come se fosse una prerogativa esclusiva della dieta vegan, ma la dieta completa, bilanciata ed equilibrata è a prescindere se io sia uno vegano o onnivoro o vegetariano. Perché quante ne conoscete di persone che sono iper alimentate a livello onnivoro ma malnutrite? Ce ne sono? Cioè le patologie, il diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, artrite reumatoide e quant'altro sono quasi tutte, oggi la scienza ce lo dice, correlate allo stile alimentare e quasi tutti sono onnivori, quindi evidentemente ci sono degli errori che si fanno nell'alimentazione. Anche diciamo strutturata bene, purtroppo, ecco, come lei ha detto, vitamina D, il rischio di ipovitaminosi, gli atleti ce l'hanno, non dico tutti ma 99%. Non se la controllano, però, perché non c'è nella cultura. Sì. Noi, anche noi onnivori, perché adesso io anche voglio essere un po' proequa su le evidenze scientifiche, certo. Anche noi dovremmo integrarlo, ma chi lo fa? La normale alimentazione non lo fa nessuno, perché la dose terapeutica da omega 3 che si fa è quella, effetto sono 2 grammi vale la porzione di pesce perché è onnivoro e rimane a dare dei quantitativi comunque elevati per chi segue la dieta vegana, ma di integrare. Questo è un po' determinate categorie di persone è necessaria ed è necessario rivolgersi ad un professionista, non neanche, vabbè, vado in farmacia, vado in erboristeria e mi vado a prendere l'integratore di omega 3, non funziona così. Qui ci sono dei miei amici, io nonostante sia un tecnico, un personal trainer, un allenatore, un preparatore, io non ho mai fatto in vita mia un solo piano alimentare, io ricevo quotidianamente, un po' sto sui social, richieste quotidiane di persone che mi chiedono di fargli la dieta. Su 100 persone, 90 mi chiedono la dieta e 10 l'allenamento. E io dico, io mi occupo di allenamento, non di dieta. Di dieta ho la fortuna di collaborare con biologi e nutrizionisti, sia vegan che onnivori, a seconda di quello che vuoi, io ti indirizzo. Così come chi fa il medico e il nutrizionista non deve entrare nel campo dell'allenamento e dire allenati in stile HIIT o fai più bodybuilding. No,
di quello me ne occupo io. Ok? Infatti è giusto parlare bene della dieta vegana e vegetariana, però bisogna anche dare il consiglio di farsi seguire da professionisti. È il primo, è il primo. Prima di parlarti bene, ti dico che ci sono persone che fanno questo di lavoro e devi andare da loro. Torniamo al quantitativo, qui si danno dei numeri perché ci sono dei riferimenti di queste associazioni, però prendeteli così, perché poi per sapere come fare a determinare questo numero, ecco che esistono i professionisti della nutrizione che ci stilano il programma. Quindi il sedentario vi dice che il quantitativo fabbisogno proteico è 0,5-0,8 grammi per chilo di peso corporeo. Se sono un atleta di endurance, un maratoneta per esempio, da 1,2 a 1,4. Se sono un bodybuilder, un powerlifter, da 1,6 a 1,7. Da tecnico vi dico che ultimamente si sta dibattendo molto su questo. Arriva a te, 22. No, guarda, fortunatamente no, almeno chi è serio no. Ma parlo proprio dell'inversione di questi numeri, perché? Perché il maratoneta che fa maratoneta di altissimo livello, 2, ma dove, quanto fa? 2 e qualcosa? Maratona quant'è? 2,07? Grosso modo si sta sotto. Quindi che significa? Che alla fine ha consumato talmente tante energie che da solo con i carboidrati e con i lipidi non ce la fa. Inevitabilmente ha intaccato il patrimonio proteico. Quindi l'atleta di endurance rispetto all'atleta di forza, che è vero che si allena con i carichi e va a lesionare le fibre, ma non le usa al scopo energetico. Perché? Perché usa prevalentemente uno, al massimo due sistemi, cioè l'anaerobico a lattacido e qualche volta va nel lattacido, che funzionano senza intaccare il patrimonio proteico, comunque per quantità irrisorie. Mentre il maratoneta no, il maratoneta le brucia, cioè va proprio a catabolizzare le proteine per produrre glucosio. E allora c'è una corrente di pensiero che dice che questi fabbisogni sono in realtà inversi, cioè l'atleta di endurance deve ha un fabbisogno maggiore dell'atleta di forza. Il dibattito è aperto. Però essere l'atleta allenato, quindi diciamo esattamente l'esercizio di sportiva. Sì. Maratona? Sì, ma dare di mezze maratone. Mezze, 21. Allora, lì praticamente se te hai aumentato la stessa cosa, velocità lipidica, quindi hai abituato il tuo corpo ad usare grassi, quindi significa da ritardare il consumo di glicosio. Sì. Quello che consumerai, tanto che tiratori a 3, tiratori a 4 al chilometro, sarà principalmente grassi e carboidrati. Perché ti metto sulle proteine. Nella mezza è diverso. Dipende dal tempo che ti È la metà. La maratona è la stessa cosa, magari lì è prevista l'integrazione solo sui lubrificanti, ma non vai a lesionare totalmente quello della fibra muscolare. Ripeto, se c'è stato di base, però un adattamento giusto. Chiaro che ci deve essere, come tutti gli sport, un adattamento. Quello che mi fa riflettere, per esempio, è che io vedo un maratoneta, perché già la mezza è diversa, parliamo di fabbisogni dimezzati, il maratoneta proprio per esigenze dovute al modello prestativo deve pesare il meno possibile, il muscolo diventa una zavorra, quindi è anche un meccanismo endogeno che si instaura, che fa sì che a un certo punto delle esigenze lui va a intaccare il fabbisogno proteico. I maratoneti sono tutti così. Anche qui però vale il discorso, prendiamo il kenyota o prendiamo il 45enne che si diventa male cose. Allora il 45enne ha ragione lei, il kenyota invece, come dice lei, non usa proteine ma usa solamente grassi, lipidi e carboidrati e qualche animale. Ma ce l'ho e la fleta veniamo, un po' tranquillamente di 250, a parte hanno delle abitudini alimentari totalmente diverse, non possiamo generare. Anche la genetica è completamente diversa, cioè proprio. Se sei un atleta di endurance, beati loro, perché se no. Ok, questi fabbisogni sono dettati da Academy of Nutrition and Dietetics, ACSM, che è l'American College of Sport Medicine, e l'NSCA, che è la National Strength and Conditioning Association. In sostanza sono le associazioni che danno i riferimenti a livello internazionale per quanto riguarda l'attività fisica a scopo clinico riabilitativo. L'NSCA invece ha scopo prestativo, è più riferita agli atleti.
Ma quando è che una proteina si può definire completa? Questa è un'altra definizione che ho trovato cercando e ricercando. I ricercatori ci dicono che quando il suo profilo di aminoacidi non è più basso di quello ideale per l'uomo, torniamo ai fabbisogni dei ratti. Cioè, non posso io definire una proteina completa, e sono un essere umano, se è completa per il topo. Devo capire qual è il fabbisogno per me, me appartenente alla categoria essere umano. Quasi tutti i vegetali forniscono proteine complete. Per esempio, qui ve ne riporto uno, il mais, oltre a evitarlo come suggerimento perché quasi tutto è geneticamente modificato, però tra l'altro è anche a livello proteico scarso proprio, il mais non consideratelo come fonte proteica. Queste definizioni sono state date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro di Ricerca per la Nutrizione Max Planck Institute, che è uno dei centri di ricerca più accreditati a livello internazionale. Io devo capire fino a dove... Ok, ci siamo ancora. Oh, questo è un parametro importante per capire effettivamente... Allora, partiamo da un concetto molto, molto basico. La proteina si differenzia dai carboidrati fondamentalmente per la presenza di un atomo di azoto. Sono formate tutte da carbonio, idrogeno e ossigeno, la proteina ha anche azoto. Poi alcune, gli aminoacidi solforati hanno anche lo zolfo e altri minerali, però fondamentalmente la differenza la fa l'azoto. Ci sono delle ricerche dove è stato comparato il bilancio azotato, che significa attraverso l'alimentazione assumo un certo quantitativo di azoto, viene metabolizzato, in parte viene assorbito. Se io so quanto azoto ho introdotto nell'organismo e riesco a misurare quanto azoto ho eliminato prevalentemente attraverso urina e feci, riesco a calcolarmi questo valore qua, che si chiama bilancio azotato. Cioè, se le perdite sono maggiori dell'azoto introdotto, il bilancio azotato è negativo, quindi significa che non è stato sufficiente l'azoto che ho introdotto con l'alimentazione, ma l'organismo ha dovuto intaccare proteine muscolari. Ok? Quando è in equilibrio vuol dire che è stato appena sufficiente. Quando il bilancio azotato è positivo vuol dire che gli aminoacidi, quindi le proteine che ho assunto con l'alimentazione, sono risultate più che sufficienti per i fabbisogni di sintesi proteica prevalentemente dell'organismo. Allora, misurando quel parametro, posso capire se ho assunto un quantitativo corretto oppure no. Questa è una ricerca, ve lo dico subito, perché inizialmente succede anche a me, però mappa visto che hanno scoperto, poi la cerchi bene, non leggi solo quello che ti viene divulgato, e scopro, ve lo dico subito a scanso di equivoci, che questa è una ricerca fatta su 6 persone. Quindi sicuramente non ha quel requisito fondamentale, però c'è un però. Comunque sono persone, non topi. Ok? Che cosa hanno fatto? Questo è tutto il riferimento. Tra l'altro questo tipo di ricerca che ho trovato le facevano negli anni 70, grosso modo, poi hanno smesso, non le hanno più fatte queste sul calcolo del bilancio azotato. Una mia amica biologa mi ha detto che perché non è facilissimo, insomma, raggruppare persone, seguirle, andare a misurare soprattutto l'azoto eliminato, insomma, non è proprio conveniente farlo, però ci sono. Che cosa è stato fatto? Come fonte vegetale proteica è stato fatto assumere prevalentemente riso e poi frutta e verdura, ed è stato misurato il bilancio azotato, è risultato positivo, però si parla di circa 500 grammi di riso al giorno, quindi capite che è una cosa poi quanto trasferibile all'essere umano, è una ricerca. Poi dopo 79 giorni è stato introdotto prevalentemente pollo, è stato misurato di nuovo il bilancio azotato, grosso modo è rimasto lo stesso, quindi anche se scarsamente praticabile, perché
500 grammi di riso al giorno, insomma, non è una cosa che puoi fare. Comunque, se la isoliamo e facciamo riferimento al bilancio azotato, l'introduzione di pollo e parte di fegato non ha variato il bilancio azotato stesso, quindi vuol dire che quelle proteine erano sufficienti per determinare un bilancio azotato positivo. Qual è la considerazione che a me più interessa? È che comunque quello stesso studio aveva avuto una sorta di parallelismo, era stato fatto con quelle quantità e con quegli alimenti sui ratti e non era risultato sufficiente per una crescita normale. Ti credo, il ratto mica si mangia il riso, ok? Perché siamo specie diverse, magari non sempre sembra, però. Un altro studio, sempre in quel periodo, questo del 72, sempre nel 71, quello dopo, nel 72, stessa cosa, andiamo a misurare il bilancio azotato, le proteine questa volta erano un pochino più varie, 75% di grano e il 25% veniva da patate, frutta e verdura, bilancio azotato positivo, dopo 200 giorni sono state inserite le uova, confrontati all'incirca era lo stesso, non cambiava di, cioè, non era statisticamente significativa la variazione. Terzo studio, poi basta. Ah, quello di prima, il primo su 6, il secondo su 12, ragazzi e adulti, scusate, non ve l'ho detto. Nel terzo non è specificato, non sono riuscito a trovare il numero di persone, però è questo, i riferimenti, questi sono del 73. Cosa hanno fatto? Hanno dato, qua già parliamo di qualcosa di più realizzabile, concreto, quindi grano, frumento, fagioli, mais e riso come fonti vegetali di proteine, e dopo 110 giorni sono state introdotte come fonte proteica animale latte e formaggi e derivati. Anche qui stesso, identico risultato, bilancio azotato all'incirca uguale, ok? Poi c'è questo concetto. E questi dati che adesso vi darò sono stati presi da un ragazzo che è uno studente in biochimica, perché volevo, io li avevo, ma non avevo la fonte, non ero certo, perché li avevo presi ma non riuscivo ad avere una fonte attendibile. Che significa? Che le proteine, come qualsiasi altra cellula nel nostro corpo, vengono distrutte e ricreate, è un continuo ricreare il nostro corpo, prevalentemente a partire da ciò che mangiamo, per questo si dice siamo ciò che mangiamo e non solo, eh? Però per esempio gli enzimi in 7-10 minuti si rinnova un enzima, quindi immaginate, ed è una parte proteica. Così come la parte proteica nel fegato, ogni 10 giorni si rinnovano, il turnover, distrugge e ricrea, distrugge e ricrea. Il plasma, 10 giorni. L'emoglobina, un po' di più, 120 giorni. Il muscolo scheletrico, dopo circa 6 mesi, è completamente un altro. Allora, io 4 anni e mezzo fa, grosso modo ero come sono adesso, sia come all'incirca composizione corporea che peso, mi alleno con i sovraccarichi, dopo un'operazione, un problema che ho avuto che mi ha tenuto in ospedale per un mese, avevo perso 12 kg perché sono stato in fin di vita, ho subito 4 interventi chirurgici, insomma sono vivo ancora, non so neanche per quale motivo, e sono diventato vegan dopo. Per disintossicarmi ho scoperto l'alimentazione vegana solo a scopo disintossicante, e poi entrando nell'aspetto anche etico, insomma, ho abbandonato completamente i cibi di origine animale e ho ripreso esattamente il mio peso, anzi vi dirò che ho anche leggermente migliorato la percentuale di massa magra rispetto a quella grassa. Questo per dirvi cosa? Che mi dicono tutti, vabbè, ma tu fino a 41 anni eri onnivoro, il tuo fisico te lo sei costruito da onnivoro. No, perché dopo 6 mesi non c'è più traccia del tuo muscolo che avevi 6 mesi prima. È stato stabilito, correggimi anche tu se sbaglio, che ogni, anzi voi anche, dopo 7 anni mi sembra che proprio non c'è più traccia di cellule precedenti, cioè il corpo ogni, dopo 7 anni si riesce a rinnovarsi completamente.
Però non ho, qui non ho un riferimento, questi sì, sono tutti riferimenti universitari. Il collagene dopo 1000 giorni, cioè dopo circa 3 anni, anche il collagene si è completamente rinnovato. A partire, cioè questo turnover avviene principalmente sulla base di ciò che gli forniamo attraverso l'alimentazione. Oh, queste, adesso entriamo in ambito sportivo, vi ho un po' inondato di concetti generali, adesso cerchiamo di essere un po' più specifici. I riferimenti più importanti che io conosco sono questi, già ve li avevo detto prima, sono queste due associazioni. Che ci dicono? Allora, ora focalizziamoci sull'attività fisica. Le differenze fondamentali tra la dieta di un atleta, qui non parliamo, non è onnivoro, vegano, dieta, di ciò che mangiamo, tra le esigenze di un atleta e quello di popolazione generale, di un sedentario, sono che gli atleti richiedono fluidi addizionali, è chiaro, no? Si suda molto di più, c'è bisogno di più fluidi, di più acqua fondamentalmente, per coprire le perdite di sudore, e energia addizionale per fornire carburante necessario al movimento, all'attività fisica. È appropriato che la maggior parte dell'energia supplementare venga fornita sotto forma di carboidrati, perché è il carburante elettivo, cioè noi siamo una macchina che va al glucosio, che poi glielo forniamo direttamente, quando non c'è l'organismo sa come andarlo a prendere, per esempio disgregando gli aminoacidi glucogenici. Quindi, come faccio a muovermi? Ho bisogno di energia. Da dove la prende l'energia l'organismo? Dalla demolizione di questa molecola, ok? Acido adenosino trifosforico, una molecola di adenosina, 3 di fosforo. Ti ricorda qualcosa, Andrea? Meno male. Dove si trova questo ATP? Si trova nelle cellule muscolari, quindi utilizza subito quello l'organismo, ma per pochissimi secondi, che è pochissimo, 3, 4, 5 secondi, e poi dopo questo ATP muscolare, intramuscolare, finisce. Finisco di muovermi? No, esistono i sistemi energetici. Che cosa sono e che cosa fanno soprattutto? Ricaricano l'ATP, riforniscono una molecola di fosforo, due molecole di fosforo, insomma, ricreano questa, perché noi per muoverci abbiamo bisogno sempre di questa. Come funzionano? Allora, ne abbiamo tre modalità di ricarica dell'ATP. La prima, in assenza di ossigeno e in assenza di acido lattico, di lattato ematico, è l'anaerobico lattacido, ovvero sempre nei muscoli esiste il cugino dell'ATP che si chiama creatin fosfato. C'è una molecola di fosforo e ricarica l'ATP. Però lo stesso problema del cugino, cioè dura pochi secondi. Le attività di 100 metri, e qua, le attività anche semplicemente alzarmi dalla sedia, cioè ATP e creatin fosfato per 5, 6, 7, ci arriviamo a 10 secondi, ma non difficile. Quindi proprio pochi secondi, massima disponibilità, massima ricarica, massima potenza, perché l'unità di tempo è veramente breve. Se l'attività continua, subentra l'altro, che è sempre anaerobico, non c'è bisogno dell'ossigeno, ma inizia una produzione di una sostanza, diciamo così, di scarto, che è l'acido lattico. Perché? Perché l'organismo non ce la fa più né con l'ATP né col creatin fosfato, ma deve andare ad utilizzare fondamentalmente il glucosio. Questo vi deve rimanere come concetto. Quindi prende glucosio e attraverso un processo metabolico mi creo altre molecole di ATP, ok? E continuo a svolgere quell'attività fino però a forse 2 minuti. Ci si arriva? Aiutami, ma un paio di minuti ci arriviamo. Se continua l'attività fisica, innanzitutto non a quell'intensità, io devo scendere, perché altrimenti creo talmente tanto acido lattico che mi va a inibire la contrazione e mi devo fermare. Quindi come posso proseguire? Diminuisco l'intensità, se sto correndo devo andare più piano, ok? E entra in gioco il terzo meccanismo, che è quello aerobico, inizio ad utilizzare l'ossigeno. Che cosa significa? Che attraverso
l'utilizzo di glucosio e di acidi grassi, io posso, in teoria, il sistema aerobico può durare all'infinito. Si chiama lo steady state, cioè la situazione di equilibrio in cui l'energia che mi fornisce l'ossidazione dei substrati energetici, quindi delle riserve di glucosio e di grasso, mi permetterebbero di proseguire anche all'infinito, cioè il sistema potrebbe funzionare e che poi finiscono i substrati energetici ed anche a livello meccanico, insomma, qualche problemino inizieremo ad averlo, ok? Però questi sono i sistemi che mi permettono di fare movimento. Molecola già presente nel muscolo, come l'ATP, demolizione del glucosio, demolizione e utilizzo di glucosio e acidi grassi. Stiamo parlando di sport. Nel mondo vegetale, carboidrati e lipidi ci sono dove e quanti ne volete. Dove e quanti ne volete. Che cosa cambia? L'analisi del modello prestativo. In base al modello prestativo io mi allenerò sulle caratteristiche del modello, ma avrò anche un'alimentazione che mi permetta di massimizzare quella prestazione. Ok? Oh, allora, arriviamo al dunque. Qual è questa alimentazione ideale per lo sportivo? Generica, sempre secondo le linee guida. Innanzitutto ci devono essere i macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi. Non ci piove. Anche se oggi non è la frase più giusta da dire. Poi ci sono i micronutrienti, ovvero vitamine, minerali e fitocomposti. L'acqua, che probabilmente va messa prima di tutto, e la fibra alimentare. Questo è, a prescindere dalla vostra alimentazione, necessario per la vita, in maniera particolare per l'attività sportiva. Vediamo, analizziamo un attimo, anzi scorriamo abbastanza velocemente i macronutrienti. Cereali, leggeteli. Chi di voi li conosce e li ha mangiati tutti? Tutti, tranne il tè. Il tè neanche io l'ho mai assaggiato. Sì, molto difficile. Un po' di semolino, ma ancora più. Li conoscete tutti? Io parlo anche con chi è vegano, eh? Li utilizzate tutti, soprattutto? Allora, questi tre, se devo essere didattico, non sono cereali, ma sono pseudocereali, perché non appartengono alla famiglia delle graminacee, ogni tanto qualche puntiglioso, però a noi poco interessa. A noi interessa che comunque sono ricchi in carboidrati. Questi tre, più il miglio, il mais, ma ripeto, non sono proprio un fautore del mais, il riso, il teff anche, sono tutti anche privi di glutine. Poi vedremo perché è preferibile consumare questo tipo di cereali, soprattutto per chi fa sport. Ok? Quindi, a prescindere dalla vostra scelta, variateli tutti, preferibilmente in forma integrale, perché i cereali in chicco, a differenza della pasta, che è praticamente il frumento lavorato, sono molto molto più vicini al loro stato naturale. La pasta non esiste in natura, ok? Adesso è una cosa che non mi interessa nulla. Io personalmente sono vegano, ma la pasta non la mangio quasi mai, non, di sicuro non la compro più. Un italiano che non è pasta asciuttaro? La pasta integrale quasi sempre è pasta raffinata, che alla fine del processo di raffinazione gli rimettono la crusca. Di integrale c'è solo il colore, vi stanno prendendo in giro. La pasta di Camut vi stanno prendendo in giro, perché il Camut è un marchio come il cilio, ok? Non è un cereale nobile, è un cereale che nasce in Basilicata, è stato esportato negli Stati Uniti, c'è stato il furbacchione di turno che ci ha creato un bel marchio, un bel logo, l'ha registrato. Se vuoi il Camut ti devi rivolgere a lui e te lo fa pagare come se fosse un cereale nobile. Vi stanno rubando i soldi, siete d'accordo? Non è facile parlare quando ci sono biologi nutrizionisti in sala e tu non lo sei, eh? Parlare di alimentazione, insomma. Andiamo avanti. Poi ci sono i tuberi, che conoscete,
I legumi, forse qualcuno anche ne manca. Allora, intanto ceci esistono, ceci grandi, ceci piccoli. Dei fagioli esisteranno almeno 5 o 6 tipologie di fagioli. Qua ce n'è uno, ma ne avete tante. Cannellini, borlotti, fagioli dell'occhio, ce n'è ancora qualcun altro, non li ricordo più nemmeno io tutti. Le lenticchie, la stessa cosa, non ne parliamo. I piselli, quelli sono. La soia, lupini, le fave, le arachidi, magari un po' meno. Se c'è tempo sì, vediamo. Non è una questione del testosterone, non so se voi avete degli studi, certamente sono pochissimi. Sì, purtroppo sono controversi e quindi in realtà... Cioè bambini, io parlo già dell'età dei bambini e poi proseguiamo già più della mistica, ma anche della mia infanzia mistica e poi... Il discorso... quello che ho visto io, ma anche poi per le donne, perché comunque fino a estrogeni, il discorso è che sembra, almeno dai dati in mio possesso, che sia la quantità poi a fare la differenza, perché cosa succede nel vegano soprattutto? Perché uno onnivoro, la soia forse la mangerà una volta ogni morte di papa, il vegano, siccome fino a qualche anno fa esistevano solo prodotti derivati dalla soia, che cosa faceva? La mattina a colazione latte di soia. Poi a spuntino yogurt di soia, a pranzo tofu, a cena tempe, cioè era soia dalla mattina alla sera e quello ha creato problemi, ma se io la assumo e la utilizzo semplicemente come un legume come tutti gli altri e mi dà la possibilità di diversificare, almeno dai dati che ho io non crea nessun problema, tranne, ripeto, ci può essere il caso, chiamiamolo patologico, comunque ipersensibile, però su grossi numeri non mi risultano problemi utilizzata in questo senso. Parecchi vegani questa cosa non la capiscono. Andiamo avanti, ve li ho detti. Allora, questo io perché ci metto tutto, ok? Nell'ambito di un'alimentazione vegan variata, questo qui è probabilmente il peggior alimento che possiamo utilizzare, il seitan, perché è una bomba di glutine. Una bomba, è tutto, viene proprio tirato via il glutine dai cereali, fondamentalmente dal grano, dal frumento, ma anche dal farro, e viene ricotto in panetto, lavorato, e quindi una volta ogni tanto voglio utilizzarlo e poi va saputo cucinare, perché è come se vi mangiaste un pezzo di cartone, se lo prendete così dal supermercato, lo mettete in bocca, è un pezzo di cartone. Il tofu è un pezzo di polistirolo. Il tofu è latte di soia cagliato. Il sostitutivo del formaggio. Ma di che? Stiamo a Roma, si può dire. Voi lo aprite, prendete il tofu, lo mettete in bocca e lo sputazzate a chi vi sta di fronte, perché così veramente non sa di niente. Va saputo utilizzare e cucinare, magari insieme in un ragù oppure in un'insalatona, e siccome è molto poroso assorbe. Va bene, questi sono gli errori che fanno i vegani autodidatti. Tolgo quello, cioè tolgo carne, pesce, e ne compro seitan e tofu. Ed è la cosa che più crea problemi a noi vegani. Ok, 6 mesi tornano a essere amici. Ma pure prima. Pure prima, perché dopo 6 mesi già iniziano un po' di problemi. Sì, a livello metabolico, così come chi eccede magari in altro, Andiamo avanti. Questo già è un prodotto un po' più di qualità. Si chiama muscolo di grano, uno, che è quello a sinistra, e il mogure è quest'altro. Allora, la differenza qual è? Che sono prodotti sempre, non esistono in natura, non lo trovate così, ma sono creati dall'unione di farina di frumento, dicono, biologico, di grande qualità, mischiata alle lenticchie, a farina di lenticchie, quindi a lenticchie essiccate e poi triturate, il muscolo di grano, il mogur invece a farina di ceci, con una differenza che la lavorazione è un processo di estrazione praticamente della farina, in questo caso di frumento, permette di abbattere nel mogur circa il 40% di glutine, che non è male. Non è male, mentre nel muscolo di grano il glutine c'è, te lo becchi tutto, ma non è il seitan, perché il seitan è solo glutine, qui c'è farina, ripeto, e lenticchie. Di qua farina e ceci, o addirittura adesso la fanno con i lupini. Io
ogni tanto me la mangio. Questa è la bresaola di Mogul, perché proprio anche all'aspetto e al tatto vi giuro che è la bresaola. E ha un sapore, a me piace da morire. Difficilmente trovate alimenti vegetali che riproducono, non mi piace neanche il concetto, a me, ve lo dico proprio, dell'alimento vegetale che riproduce quello carneo, non mi piace il concetto, perché in natura abbiamo tanto. Però queste sono quelle piccole possibilità che, se vado di corsa, perché oggi chi di voi non va di corsa durante il giorno? Viviamo tutti contemporanei, a quanto pare. Mi prendo la vaschetta e me lo mangio in 2 minuti, ok? Sapendo anche di aver fatto comunque un pasto vegan abbastanza bilanciato. Oggi esistono tutta una serie di formaggi vegan, anche qui ce ne sono alcuni che fanno paura. C'è uno che è ma così simile all'Emmental che veramente è imbarazzante. Cioè, io se ve lo afferro con le fettine sottili e ve lo metto sul piatto, vi garantisco che voi non capite la differenza. Sono impressionanti, oggi le aziende si stanno specializzando, perché? Perché c'è richiesta di mercato e quindi iniziamo ad offrire questo tipo di prodotti. Questi li trovate, c'è un negozio che sta qui a Roma e fa vendita, è unico in Italia ancora, si chiama iVegan, è un supermercato di prodotti esclusivamente vegani, e lì li trovate tutti questi formaggi. Ce ne sono alcuni che non si possono sentire, ma altri che sono veramente buonissimi. Sì, sì, quasi tutti, però non hanno questa scelta. Per esempio, nell'ambito dei formaggi trovi la mozzarella, che non si può lasciare stare, e il... Oddio, vabbè, comunque il formaggio spannabile, che è lo strachicco, che è a base di latte di riso, molto, molto buono anche quello. Questo è un alimento che dovremmo inserire, perché questo è una bomba di vitamine, minerali ed enzimi. Fate germogliare dei semi, esistono i germogliatori, ma non sono altro che dei contenitori a 2-3 piani bucherellati, mettete i semi, date 2 spruzzate d'acqua, a seconda del tipo, se è un legume, se è un cereale, solo con l'acqua, messo non direttamente a contatto con una fonte solare, cioè non ci deve battere il sole, dopo qualche giorno tira fuori, cioè questo è il semino, e tira fuori il germoglio. Chiaramente, se fate così e ve lo mangiate, non è proprio il massimo, lo mischiate nella vostra insalata, o a volte ci fanno anche delle polpettine, dei burger, però per me in insalata, così com'è crudo, senza cuocerlo, è una bomba, veramente, a livello vitaminico, minerale ed enzimatico. Qui ci sono delle comparazioni, ma lasciate stare, perché i numeri lasciano il tempo che trovano, sono sempre delle medie, io sono un po' contrario, nel senso che non si può stabilire quanti grammi ci sono qui nei fettinoli. Sappiate che questo è un po' l'universo vegetale che ci fornisce un patrimonio proteico non indifferente. Come vedete, sono sia legumi che frutta secca che cereali, ma non sono tutti, questa è una slide che trovate, insomma io l'ho semplicemente presa così come questa. Grosso modo queste sono le comparazioni delle percentuali proteiche per ogni alimento. Ok? Sopra c'è la carne e sotto alimenti di origine vegetale. Altro alimento fondamentale, a prescindere dalla vostra alimentazione. Non sto qui a parlarvi, diciamo, degli aspetti salutari, ma includere frutta secca, magari siamo abituati a mangiarla dal 24 dicembre a sera fino al 6-7 gennaio, poi via noci, mandorle, anacardi, ce ne dimentichiamo. Andrebbe consumata sempre, perché ha tantissime qualità. È chiaro, non dovete andare meglio con i semi di frutta secca, però sempre. Lo sportivo ancora di più, insieme alla frutta essiccata, poi vi farò un esempio. E poi questi, che anche io li ho scoperti, io conoscevo a malapena questi qui, che sono i semi di zucca, però li conoscevo nelle bustine un po' salate, i famosi bruscolini.
Okay. Che siamo riusciti con, anche in quel caso, a metterci una cosa assolutamente negativa, che è il sale, perché presi così, quindi senza sale, sono ottimi insieme. In questo caso qui c'è sesamo e lino, ottima fonte di omega 3, però li dovete triturare. Sesamo e lino vanno macinati, se li mangiate così come sono, sono semini piccoli, non vengono assimilati, ve li perdete pure felici. Ok? Quindi questi due vanno macinati, invece zucca e girasole li lasciate così come sono perché riuscite a masticarli. Io faccio, ho un contenitore dove metto questi e i semi di chia, allora macino quelli più fini e mi viene una sorta di grattugiato, ci lascio questi sani e ci condisco le mie insalate. Grassi, fondamentalmente oli, perché se diventa solido vuol dire che è stato idrogenato, tipo la margarina, ed è peggio del burro. Lasciate stare la margarina. Dico bene? Comunque, olio d'oliva, olio di girasole, questo secondo me, e anche questo, perché olio di canapa e olio di semi di lino non rientrano nelle nostre abitudini. Costano anche di più perché rispetto al quantitativo, però utilizzatelo perché questo è un'ottima fonte di acidi grassi omega 3. L'olio d'oliva, vi prego, non cercate quello che costa di meno al supermercato, un olio di extravergine di oliva, esatto, qualcosa si trova. Per esempio, un'indicazione che dovete vedere, se tu, guardate che sia premuto a freddo, perché le alte temperature ne distruggono tutte le proprietà, oltre a creare alterazioni biochimiche proprio all'olio, alla molecola dell'olio. Quindi cercate di non spendere meno di 10 euro al litro, sotto alle 10 euro, se trovate l'euro al supermercato l'olio a 3 euro, ma che pensate che vi stanno dando? È meglio l'olio della macchina quando fate il cambio dell'olio. No, dico, il denocciolato sarebbe migliore, non si trova. Premuto a freddo. Devi conoscere qualcuno, magari che ha un parente, te lo porta. Io ho qualche canale in questo senso, l'ho trovato. Perché sì, perché poi premono pure il nocciolo, quindi fanno delle cose. Ah, vi dico velocissimamente. L'alimentazione ideale nel 2016 non esiste. Perché comunque che voi mangiate carne, frutta, verdura, c'è sempre della zozzeria dentro. Quello che possiamo fare è cercare di ridurre un po' questa zozzeria. Qual è però il messaggio di base? Che l'autoproduzione, in alcuni casi, per chi ha tempo e volontà, la deve fare, come la devono far fare, ecco. Ma chiunque abbia tempo. Torniamo al tempo. Soprattutto nella grande città, questo è un concetto, ripeto, siamo vittime noi di questo. Comprare della grande distribuzione, una cosa che io ti faccio tutti i tipi di congelo, li tiro fuori dopo anche una settimana, due settimane, ce l'ho già fatti. Rientra nel tuo stile di vita. Se noi riusciamo a capire questo e a modificare il nostro stile di vita, possiamo solo avere benefici, ripeto, a prescindere dalla scelta alimentare. Poi frutta e verdura, guardate solo i colori, io dico a chi è che non viene voglia di mangiarle queste cose? Non lo so, sono di parte probabilmente. Ed è proprio, la natura dice vabbè, ma quale devo mangiare? Allora, intanto c'è una regola base che ci dice che la frutta soprattutto non va mangiata a fine pasto, perché fermenta, appesantisce i processi digestivi. Da quello che so io, mela e ananas sono le uniche due tipologie di frutta che non hanno enzimi fermentanti e quindi diciamo che sono ammesse. Ma il resto, se io prima antipasto, primo, secondo, e ci metto di tutto di più al liquore e poi dopo mi mangio un kiwi e dico, sai quel kiwi? Me lo sento che mi sta rivenendo su. Il kiwi è che ti riviene su. Non si mangia la frutta a fine pasto, la frutta si mangia la mattina, si mangia lontano dai pasti, fateci gli spuntini con la frutta. Oppure le verdure, dicono che non mangio verdura perché mi fa male, sì,
la verdura mi gonfia, ripeto, dopo tutto quello che c'è stato prima. Anche qui io personalmente l'ho testato, Emanuele lo stesso, e abbiamo anche tante testimonianze da questo punto di vista. Abbiamo invertito l'ordine classico di assunzione degli alimenti, cioè la pasta, poi il primo, il secondo, il contorno e la frutta. Allora, frutta lontano dai pasti. Io inizio il mio antipasto è sempre verdura, verdura e ortaggi. Poi dopo mi posso mangiare il primo, il secondo, un piatto misto, comunque sia, io la verdura me la mangio prima. Ho trovato benefici dal punto di vista digestivo, perché comunque digerire un alimento crudo vegetale è molto molto più veloce rispetto a digerire anche lo stesso alimento già cotto. Mi cambia. Se invece metto il cereale cotto o la carne, il pesce, il formaggio e quant'altro, comunque hanno tempi digestivi nettamente diversi. Ciò che si digerisce prima è la frutta e la verdura. Poi dopo gli alimenti cotti. Ripeto, abbiamo oramai tante testimonianze da questo punto di vista. Ho nominato Luciana Baroni prima, per me, ma non credo solo per me, per chi non la conoscesse, la dottoressa Luciana Baroni è il riferimento in Italia, ma non mi limiterei solo ai confini nostrani, in quanto ha direttive, o meglio, non solo, perché lei recepisce le linee guida a livello internazionale, ma in Italia è l'unica che ci dà delle applicazioni pratiche a queste direttive. Cioè è stata la prima che ha portato anni fa la Veg Pyramid, ovvero la piramide alimentare esclusivamente vegetale. Oggi, e questa è fine 2015, è la prima volta che la proietto io perché l'ho conosciuta da poco, lei ci dà questa indicazione che è molto più pratica della piramide alimentare, perché qui ci evidenzia un piatto e ci fa le porzioni, gli spicchi, e ci dice come, vi ricordate la linea guida dell'Academy of Nutrition and Dietetics, cioè la dieta vegana deve essere completa, bilanciata ed equilibrata. Ecco, significa questo qui. Significa che nel vostro piatto ci dovete mettere, non necessariamente nello stesso pasto, cereali, possibilmente integrale, in chicco, ci dovete mettere verdura, ci dovete mettere la frutta, ci dovete mettere una fonte di grassi, ci dovete mettere frutta secca, ci dovete mettere cibi proteici, fondamentalmente legumi in questo spicchio rientrano, ok? Quindi sono sei spicchi, leggetelo così, sei spicchi, sei tipologie di cibo, a volte alcuni si sovrappongono, eh? Poi si parte dal centro, cioè la vitamina B12 e la vitamina D quasi sempre, vi fate le analisi del sangue, cercate di non arrivare alla carenza e integratele. Ma questo, lo dicevamo prima, vale per tutti, non è solo una prerogativa dei vegani. Quindi questi devono essere mantenuti a livelli ottimali. Poi nel piatto ci mettete queste sei categorie, più una, lei dice, perché? Allora, vedete questo anello esterno, cibi ricchi di calcio? Perché il calcio potete trovarlo nella frutta, nella verdura, nei cereali, nei legumi e nella frutta secca. Ok? Lo trovate un po' dappertutto nel mondo vegetale. Poi c'è quest'altro fondamentale, omega 3. Dove li trovate gli omega 3? Li trovate solo nella frutta secca e nei grassi e negli oli. Fuori dal piatto mette questo circoletto, calorie discrezionali, perché se io ho un'alimentazione equilibrata e completa e in più faccio attività fisica, mi posso permettere anche di sforare con le calorie. È chiaro per tutti la composizione del piatto veg? Guardate che questo è, ripeto, soprattutto questa, fate una foto perché è fondamentale per capire come mangiare in modo corretto. E io vi sto semplicemente riportando un dato, un valore estrapolato e determinato dalla maggiore rappresentante a livello nazionale e conoscitivo in ambito vegan, cioè la dottoressa Luciana Baroni è la numero uno.
Quindi abbiamo visto adesso, ci sono queste sei categorie più uno, adesso andiamo veloci, abbiamo viste tutte, evidenzia, e poi ci sono i cibi ricchi di calcio. Ok, e lo sportivo, tornando alla nostra alimentazione ideale, io ho preso dei riferimenti. Allora, come vi dicevo all'inizio, per il calciatore in letteratura non ho trovato un'alimentazione vegan di riferimento. Ho trovato questo, sempre dell'American Dietetic Association, quindi una posizione ufficiale insieme ai Canadian Dietetic Association. Questi sono i riferimenti bibliografici. Questo è un altro testo soprattutto rivolto agli sport di endurance, e poi trovate le posizioni ufficiali della CSM e dell'NSCA. Questo è un po' il riferimento bibliografico in tema di alimentazione ideale per lo sportivo generico. Che cosa ci dicono alla fine tutte quelle linee guida? Che il primo aspetto fondamentale è l'apporto energetico, cioè io devo fornire comunque substrati necessari per poter effettuare quel tipo di sport, che sia uno sport di forza, di endurance, uno sport misto. Comunque le calorie sono fondamentali, l'energia necessaria è fondamentale, se no arriva un punto che l'organismo va in tilt, non ha più benzina, deve essere ricca in carboidrati, a basso contenuto di grassi. Stiamo generalizzando, eh? Poi vediamo anche perché. E con un adeguato apporto proteico. Queste sono le linee guida. Oh. Cosa devo fare? Qui parliamo di preallenamento, ma va bene anche come pre-gara, eh? Cosa devo mangiare? Innanzitutto l'acqua non deve mai mancare. Circa il 60% per un uomo medio è composto d'acqua, e nell'attività fisica c'è una richiesta accentuata, quindi si parte dall'acqua. Poi devo mettere riserve energetiche che mi permettano poi di effettuare e di durare nell'esecuzione di quel gesto sportivo. Quindi riserve energetiche come i carboidrati sono ottime fonti, nel nostro caso frutta secca e frutta essiccata. Va bene anche la frutta secca, con qualche piccolissima eccezione, ma tendenzialmente va bene un po' tutto. Poi, che cosa vi dico? Allora, ricordatevi che stiamo parlando del pre, ok? Prima della gara o dell'allenamento. Per prevenire problemi intestinali, che possono essere acidità di stomaco, nausea, crampi, perché se io mangio cibi salati, il sale mi trattiene l'acqua, trattiene il liquido, e questo, in base allo sport, in base anche a caratteristiche, per carità, però mi può portare alla comparsa di crampi. Così come digerire un cibo fortemente proteico mi richiama nello stomaco grandi quantità di acqua, quindi è una. Il nostro organismo prima si preoccupa di sopravvivere, dopo, se rimane qualcosa, fa sport. Ok? Queste sono esigenze vitali. Quindi, che cosa devo fare prima della gara o dell'allenamento? Ridurre i grassi, ridurre le proteine, ridurre o addirittura lasciarlo stare il sale. Anche le fibre appesantiscono un po' i processi digestivi, quindi non è il momento ideale non è prima della gara, e anche qui sarebbe da abbatterli, eliminarli, gli zuccheri raffinati. Ora, quasi tutti venite dal calcio. Qual è il pasto pre-gara? E lo dite per favore, perché pasta, salata, prosciutto, parmigiano, crostata finale. Ok, allora analizziamo la pasta. Che cos'è? Zucchero raffinato. Ok, poi grana, grassi, ma sapete quanto sale c'è nel grana? Ok, proteine. Calcio minerale, eh? Perché comunque un eccesso di sale può aumentare la fuoriuscita di calcio e potassio dalle cellule, e tutti quegli studi erano stati fatti prima della salatura. Che strano, eh? Magari sovvenzionati dalle industrie casearie, così ce lo diciamo tra di noi, no?
protesaola, quindi proteine, sale, non ci sono grassi. Poi che ci metto alla fine? Una bella fetta di crostata, zuccheri raffinati a non finire, poi c'è dentro il burro, sempre la margarina. Quindi è vero, non c'è una linea guida sul pasto pre-gara o pre-allenamento del calciatore, ma sulla base di quello che ci dicono le linee guida generiche, mi dite che cosa c'è di corretto e di salutare in un pasto del genere? Che cosa c'è di corretto nell'alimentazione pre-gara del calciatore che si mangia la pasta, il grana, il prosciutto crudo, la bresaola e una fetta di crostata? Ditemi una cosa corretta. Insalata. Non è, è sbagliato pure l'insalata perché è piena di fibre. Allora voi mi direte, ok, ma che si deve mangiare allora sto calciatore? Perché è chiaro che va bene dire quello no, quello no, quello no, ma io voglio essere propositivo. Allora qui entra in gioco il mio parere personale, ve lo dico perché stiamo parlando, stiamo discutendo. Allora, secondo me, nell'alimentazione, se io fossi oggi stessi ancora nel calcio, ne sono uscito da 5 anni, non ho la minima, benché minima intenzione di tornarci, ma se fossi allenatore della mia squadra, perché quando ero allenatore e preparatore atletico, alla fine i menù li facevo io e facevo queste stupidaggini, perché questi sono errori macroscopici. Perché li facevo? Perché a me avevano fatto fare quello, perché si è sempre fatto così all'inizio, vi ricordate? Si è sempre fatto così, anche i mille, no? Ormai si sono sempre fatti i mille, poi c'era chi vinceva il campionato, quindi a livello metodologico il calciatore doveva fare le ricadute sui 1000 metri. Ma qui apriremo un dibattito fuori luogo. Esatto, un altro seminario, se ci fosse Roberto Colli. Allora, che cosa si deve mangiare il calciatore? Io al mio calciatore gli farei mangiare come cereali. Partiamo dalla partita alle 15, quindi si mangia intorno a mezzogiorno. Il cereale io farei miglio oppure uno pseudo cereale, quinoa, grano saraceno, amaranto, però già l'amaranto è anche un pochino piccolo, ma la quinoa per me è eccezionale, eccezionale. Miglio anche perché? Perché oltre ad essere cereali privi di glutine, e non dimenticatevelo che questa cosa è fondamentale, soprattutto per chi fa sport. Bene, dicevo, oltre ad essere privi di glutine, sono comunque un'ottima fonte di carboidrato, quindi di energia di pronto utilizzo, non sono raffinati, non creano picco insulinico, quindi il carico insulinico è veramente basso, a differenza della pasta o anche del riso. Il riso classico, un'altra invece è una forma di riso, perché ho visto che ha un carico glicemico più basso, esatto, e un impatto insulinico molto più basso, è il riso basmati, anche quello per diversificare io lo inserirei. Quanto? Ma per me se ne possono fare anche due piatti, cioè non vedo una grossa difficoltà, cioè il calciatore non è che deve mangiare una porzioncina, perché dopo spende. Poi è chiaro che c'è, da calciatore ti dico, c'era quello che non mangiava quasi niente perché già gli si chiudeva lo stomaco, perché mentalmente diceva non devo mangiare, e c'è quello che voleva, gli dovevi togliere il pane, doppio dolce, andava a mangiare pure quello che lasciavano i compagni, perché se non mangio non corro. Cioè poi nell'ambito calcistico trovate di tutto e di più. Rimaniamo un po' più centrati, quindi questo tipo di cereale, e poi ci metterei una porzione, diciamo un piatto misto dove metterei un po' di frutta secca tipo mandorle, qualche noce e frutta essiccata, uva passa, datteri, albicocche secche, fichi secchi, ok, a seconda dei gusti, ce n'è per tutti. La frutta essiccata probabilmente è giusto le prugne, in alcuni casi è meglio evitarle perché ci possono dare qualche problema di corsa al bagno se lo danno. Ma la quantità della frutta secca, no? Come ci ricordiamo? Cioè? Anche lì, cioè, in linea teorica va individualizzata, perché quella che va bene per te non va bene per me, non va bene per Manuela, non va bene per lei.
Quindi in un contesto in cui hai 20-25 giocatori da far mangiare, più che altro ti regoli un po' così con un quantitativo standard. Considera che dopo un piatto di cereali, diciamo così, abbondante, non è che ti serva chissà quanta frutta secca e frutta essiccata da dargli. In maniera limitata. L'insalata insieme con i semi era una buona scelta, per esempio. Anche in abbinamento con la frutta secca, comunque quel valore viene mediato abbastanza. Le verdure, alla fine, quelle crude, insalata, non quelle cotte, si potrebbero lasciare teoricamente fini di uno sport. È successo che personalmente anche provato, quando giocavo ma non ero vegano, però sentivo più di qualcuno che mi riferiva proprio questo senso di, non di pesantezza come abbiamo detto prima, ma proprio la verdura utilizzata come contorno a fine pasto non era il massimo dal punto di vista digestivo, perché poi alla fine la fibra, non lo so, questo è un ragionamento mio personale, non ci sono riferimenti, è un ragionamento che ho fatto. Differenziare l'alimentazione da ruolo, già non riusciamo a differenziare gli allenamenti, e che sarebbe la prima cosa. Comunque ripeto, sono tutti ragionamenti che sicuramente sono più pertinenti rispetto a pasta, grana e prosciutto. Solo per chi può avere il metabolismo energetico, quindi sistema che si utilizza, quindi l'ha spiegato bene. Secondo me concettualmente è correttissimo, praticamente diventa difficile quantificare un centrocampista a livello, diciamo così, calorico e di macronutrienti diversificarlo da un attaccante. Esatto, proprio come te la pratica. Per cui già abbandonare quella dieta classica e orientarci su una dieta più pertinente sulla base dei fabbisogni e sulla base della biochimica digestiva degli alimenti, secondo me già quello sarebbe una migliore. Poi lo step successivo magari andare a lavorare anche sulle richieste energetiche specifiche per ruolo. Nel post allenamento la prima cosa che dobbiamo fare, perché l'organismo, ripeto, ragiona per sopravvivenza e non per fare sport, è ripristinare le scorte di glicogeno e i liquidi consumati. Per esempio, in ambito professionistico, io vedrei benissimo, non bene, un estrattore di quelli giganti, Manuel, dove gli faccio trovare a fine partita un estratto di frutta, prevalentemente di frutta, ed eventualmente, se voglio aumentare le risorse, diciamo, di glicogeno, quindi di glucosio, ci metto anche, nel nostro caso, un malto di riso, e chi invece non è vegano il miele va benissimo. Perché? Perché serve a fine partita ripristinare il glicogeno in più in fretta possibile, quindi lo zucchero semplice va benissimo in quel caso, insieme a tanto liquido. Se poi ci faccio l'estratto, mi dà vitamine, minerali, enzimi, fitocomposti, cioè è una bomba che mi ripristina immediatamente l'organismo alle condizioni normali. Aspetto un'oretta, grosso modo, non è che stiamo lì con la glessina, però poi mi faccio il mio bel pasto completo. Completo significa che ci metto tutto. Nel nostro caso, cereali integrali, i legumi, le verdure. Quindi vado a fornire ulteriormente, rifornire l'organismo di glucosio, aminoacidi e rimpiazzare quindi i fluidi e minerali, perché continuo con la fornitura. E nel calcio ho preso due scarsi, che c'erano in questa foto, chiaramente ne abbiamo parlato adesso, a quello che può essere
un'alimentazione pre e un'alimentazione post. Ma poi è chiaro che la differenza non la fa il pre o il post, la fa la settimana, il mese, l'anno, ok? Quello che io fornisco è la vita del calciatore, quindi nel suo stile di vita io lo devo educare a consumare, a preferire determinati cibi piuttosto che altri. Abbiamo risposto già alla domanda. Vi lascio perché penso di essere andato lontano, avevo preparato diverse cose, però vi voglio lasciare con prima con questo, che tra un minuto. Chi conosce questo tizio qui? Ignac Semmelweis? Qualcuno lo conosce? Ok. Allora, era un medico specializzato in ostetricia ungherese che è vissuto nel 1800. Qual è la storia particolare e perché vi parlo adesso di lui, della sua storia? Perché fondamentalmente tutti noi esseri umani siamo abituati a ragionare per comodità mentale, ovvero quello che ci viene fornito come un dato sicuro, o perché c'è una fonte che reputiamo attendibile, possono essere i nostri genitori per esempio, oppure può essere il medico di riferimento, oppure perché c'è una sovraesposizione a quel concetto, ci dicono sempre la stessa cosa e noi la diamo per vera. Che succede? Che quando si va a sovvertire questo concetto, questo principio, entriamo in crisi. Tutti. Perché? Perché va a minare una nostra convinzione. E le nostre convinzioni, badate bene, non sono dei semplici pensieri. Le nostre convinzioni ci identificano come esseri. Quindi quando sento minata una mia convinzione, io entro in crisi con me stesso. Perché dico, e fino adesso? Come ho fatto? No, non è possibile. 99,9% delle volte, adesso con internet, vado su Google e cerco le conferme alle mie convinzioni. Ecco perché io del China Study poi ho voluto leggere tutte le critiche. Perché è facile digitare dei China Study vantaggi o recensioni positive, devi digitare anche quelle negative, critiche. Non succede quasi mai, quindi ci ancoriamo tutti sulle nostre posizioni e le difendiamo quasi sempre a testa bassa. Lui, questo tizio, ne ha fatte le spese sulla propria pelle, perché è stato lo scopritore di una... è colui che ha scoperto un qualcosa di straordinario per l'epoca. Si parla del 1846, se non sbaglio, comunque metà 1800. In quegli anni c'era una malattia gravissima che si chiamava febbre puerperale, che uccideva le mamme, le partorienti. Un po' in tutto il mondo succedeva questa cosa. Praticamente le mamme partorivano e nel giro di pochi giorni contraevano questa malattia infettiva, proprio febbre puerperale fu definita, e decedevano dopo pochi giorni. Non si riuscì a capire la causa all'epoca. Considerate che il tasso di mortalità era, gli studi ci dicono, circa l'11%, cioè lui era un medico ungherese, lavorava all'ospedale, all'epoca il migliore ospedale in ostetricia che stava a Vienna, a livello europeo era la struttura modello, e su 4.000 partorienti mediamente l'anno ne morivano circa 450-460 giovani donne. Nessuno si pensava alle cose più strampalate, però si cercava una causa, nessuno riusciva a trovarla, quel tasso di mortalità.
quel tasso di mortalità rimaneva costante. Lui è stato il primo medico che ha avuto questa intuizione. Lavorava in questo ospedale, immaginate, avete visto il San Camillo, per esempio, che è formato da vari padiglioni? In questo ospedale c'erano due padiglioni. Il primo padiglione era il padiglione esclusivamente di ostetricia e ginecologia, quindi dove partorivano le donne, e c'erano solo le ostetriche che le facevano partorire, quindi c'erano solo donne partorienti. Di fronte, lo stesso ospedale, la stessa struttura, padiglione numero 2, c'era il reparto di anatomopatologia, quindi dove si facevano le autopsie, si dissezionavano i cadaveri, e allo stesso tempo c'era anche il reparto delle partorienti, di ostetricia. Ebbene, nel padiglione numero 1 il tasso di mortalità era 1%, su 4.000 ne morivano 40, mediamente, l'anno. All'altro padiglione 11%, stesso ospedale. Lui, l'intuizione fu, che cosa succedeva? Che i medici che lavoravano nel secondo padiglione erano obbligati, proprio per regolamento interno, a fare autopsie, ma si parla di 10, 12, 15 autopsie al giorno, e poi andavano a visitare le partorienti. In questo passaggio non esistevano misure igieniche, dissezionavano cadaveri, stesse mani, non c'era niente, andavano lì, le visitavano, trasmettevano il virus e quelle morivano. Era proprio una sorta di status, cioè più sangue c'era più era bravo nell'idea di quel periodo. Pensate, lui mise due regole. La prima, i medici che dissezionavano si dovevano lavare con una soluzione disinfettante, e la seconda regola, che bisognava cambiare le lenzuola alle partorienti. Con queste due regole, il secondo anno, tasso di mortalità 5%, l'ha dimezzato. Cioè, o meglio, il primo anno dell'applicazione di queste regole. Il secondo anno, tasso di mortalità 1%, come l'altro padiglione. Perché lì partorivano solo, lì non c'era il reparto di anatomopatologia. Quindi non c'era necessità, diciamo, di rispettare questa norma igienica. Quindi dai cadaveri trasferivano il virus alle partorienti. Ebbene, sapete la comunità scientifica che fine ha fatto fare al poveretto? Appena scaduto il contratto, non gli hanno rinnovato il contratto, il dirigente, diciamo, l'allora dirigente sanitario, fosse solo questo, è stato deriso pubblicamente, è stato screditato, è stato preso per ciarlatano. Perché per un medico nessuno doveva permettersi di dire ad un medico di lavarsi le mani. Chi sei tu per adottare una disposizione del genere? Tu non puoi dire ad un tuo collega lavati le mani. Cioè, capite dove è arrivata la mente umana? Lo hanno licenziato, e quando hanno licenziato lui, hanno ripristinato il vecchio modus operandi, il tasso di mortalità è ritornato all'11%, non gliene è fregato niente delle poverette che morivano. Lo hanno trattato come un ciarlatano, come un farabutto, lo hanno talmente isolato ed emarginato che nessuna struttura ospedaliera ha avuto più il coraggio di assumerlo. È tornato in Ungheria, ha lavorato per un breve periodo in una clinica privata quasi, alla fine era talmente frustrato e talmente umiliato nella sua professione e nella sua persona, è finito in manicomio. 15 anni dopo la sua scoperta l'hanno trovato morto per le botte e le percosse subite all'interno del manicomio. Oggi, anzi nel 2013, i suoi lavori sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e hanno intitolato ospedali, piazze, vie.
è uno dei personaggi più importanti in campo medico, dopo che è morto però. In quel momento ha rotto una consuetudine, ha rotto l'idea che imperversava da anni perché così si faceva da sempre, questa è la fine che gli hanno fatto fare. Concludo con una frase di un filosofo, vediamo se la conoscete. Le convinzioni più delle menzogne sono nemiche pericolose della verità. Grazie a tutti. Se ci sono altre domande, perché è stato interessante anche interagire durante, e intanto viene Emanuele, vi presento Emanuele, per chi non lo conoscesse. Preferisci questo o se o questo? Qui ho la tua presentazione. Riuscite a vedere bene o è necessario spegnere le luci? Si vede? Ok. Per chi non lo conoscesse, Emanuele Marra, come vi dicevo all'inizio, è il preparatore fisico della Sampdoria, collaboratore stretto di Montella già dai tempi delle giovanili della Roma, e lo ha seguito a Catania, Firenze ed ora a Genova. Emanuele ha fatto la mia stessa scelta, quindi ha un'esperienza diretta in questo senso e ha anche avuto la possibilità di allenare e conoscere direttamente dei calciatori di alto, di altissimo livello che hanno modificato anche la loro scelta alimentare. Non necessariamente ci rivolgiamo al calciatore vegano, ma anche ad altre tipologie di scelta che adesso nel corso del suo intervento vi mostrerà. Quello che è il nostro messaggio, ve lo ribadisco, è cercare di vedere la cosa anche da un altro punto di vista e sapere che è possibile anche ottenere dei risultati effettuando una scelta diversa da quella più tradizionale, quella più canonica. La parola ad Emanuele. Ringrazio Maurizio per la presentazione, Gianvito per l'invito e tutti voi ovviamente che siete qui presenti con una giornata del genere a Roma, che sappiamo chi vive qui almeno che cosa significa. Prima di iniziare a vedere un attimino quella che sarà semplicemente nulla più che la mia esperienza personale, mi voglio allacciare neanche a fare apposta con Maurizio con questo breve filmato che ci prepara a, diciamo così, a essere predisposti a non avere barriere create dalle condizioni di cui parlava appunto prima Maurizio. Passate piuttosto che aprirti all'idea che potrebbero essere diversi. Vedi,
vediamo quello che ci aspettiamo di vedere, non necessariamente che cosa c'è in realtà. Non è un caso che i bambini che non hanno mai giocato a carte superino sempre il test. E allora ci chiediamo quante altre cose ci siano prima di fronte a noi, segni, suoni, profumi che non riusciamo a sentire solo perché non ci siamo abituati. La buona notizia è che se ripeteremo il test lo supererai. Una volta consapevole che possono esistere cuori neri e bitte rosse, ti sarà facile saperli percepire. La struttura del tuo cervello è come un sistema di strade statali. È facile andare da una città all'altra per strade molto praticate, ma le località intermedie che lambiscono la rete autostradale, sebbene siano lì, la maggior parte delle persone le sopra spreccia. Sì, è un bel trucchetto, ma non esistono giochi di carte con piccole sequel. Non è modificato al computer ovviamente, eh? Rocky 4, quando Rocky si allenava e faceva questo tipo di addominali, sembrava un extraterrestre, lui ci fa cambiare un attimo l'idea. Ce l'ha,
fare quei risate un attimino mentre vediamo il video. Questo qui l'ho fatto vedere ai giocatori e ai ragazzi alla Sampdoria quest'anno e qualcuno mi ha detto bene prof, da domani proviamo a farlo anche noi in palestra. No, ovviamente ve lo sconsiglio, non è una cosa che si può fare da oggi a domani, ovviamente. Se non sarebbe la schiena, penso sarebbe sceso in campo lui. A vedere ora le slide, una domanda che mi sono fatto anch'io. Allora, se mi avessero chiesto dopo aver visto questo video, torno indietro di 5 anni fa, a me di 5 anni fa, che cos'è che non può assolutamente mancare nell'alimentazione della persona che abbiamo visto prima? Sinceramente avrei detto beh, proteine animali. La persona che ha quel fisico e che fa quello che fa necessariamente deve mangiare carne. Non mi so spiegare altrimenti come possa fare quello che ha fatto e che abbiamo visto adesso. Questo è quello che pensavo 5 anni fa. Non è detto che sia da escludere, ripeto, non ho certezze e quello che dico è semplicemente frutto dell'esperienza personale e condivisa con alcuni ragazzi. Però una cosa posso dirvela, molti di voi già lo conoscono, per chi non lo conoscesse, quell'atleta Frank Medrano è un vegano e quindi appunto non assume proteine animali né derivati, ovviamente. Allora, iniziamo subito in maniera serena. Per me alimentarsi non significa solamente mangiare, ok? Cioè, se mi chiedessero ma tu come ti nutri con il cibo? Non solo. Che cosa intendo con questo? Non ci soffermiamo purtroppo spesso a pensare perché facciamo le cose e in questo caso parliamo del mangiare, ok? Ma penso che se ognuno di voi ora in questo momento si mette a pensare al perché, ok, il più delle volte durante la giornata mangia, credo che molti di noi si ritroverebbero in quello che c'è scritto qui, ok? Il nostro è un bisogno soprattutto emozionale che parte da lontano, da molto lontano. Al di là di tutto l'aspetto poi calorico, energetico che può dare il cibo in sé per sé, però la necessità che noi abbiamo di nutrirci, ripeto, questa è la mia opinione personale, molto spesso è dettata da un bisogno che non è quello del corpo, ma è quello della mente. Dicevo, parte molto da lontano, perché se noi pensiamo a quando siamo lattanti, praticamente neonati, ogni volta che noi piangiamo, il gesto che ogni madre ha fatto è prendere il figlio e allattarlo al seno, ok? Piango, sto male, ho un bisogno, che faccio? Mangio, mi nutro. Crescendo, non cambia molto la situazione, ok? 5, 6, 7 anni, bambini che piangono, la sua faccia spiega benissimo, in mano ha una caramella, la sta per scartare e comincia a ridere. Quello che diceva prima Maurizio, ogni 7 anni, e qui ora affrontiamo il discorso puramente materiale, ok, del cibo, dell'alimentazione. Ogni 7 anni il nostro corpo cambia completamente. Noi siamo un'altra persona, perlomeno dal punto di vista fisico e appunto materiale. Come si fa a negare l'importanza a questo punto di quello che mangiamo? Non ci siamo messi d'accordo sulle slide da presentare, nel senso che io ho ascoltato con piacere prima l'intervento di Maurizio, ma prima di parlare degli alimenti solidi, se devo dare un consiglio a chi vuole iniziare ad alimentarsi per me in un modo più o meno corretto, non posso fare a meno di partire dall'acqua,
soprattutto poi per chi fa sport, a maggior ragione, al di là delle percentuali che troviamo qui, diciamo che praticamente noi siamo fatti d'acqua, siamo fatti d'acqua. Non possiamo dire a una persona di essere delle persone che si alimentano in modo corretto se non stiamo attenti all'idratazione, ok? Questa è la prima cosa in assoluto. Questa slide, come potete leggere, spiega cose abbastanza banali, nel senso che ci sono anche persone che non mangiano da tanto tempo, si può rimanere a digiuno per diversi periodi, per diverse durate anche nella vita, ma senza acqua è difficile pensare a una qualsiasi forma di vita, e questo per quello che riguarda il discorso di salute e benessere. Per quello che riguarda invece nel dettaglio chi pratica sport, la mancanza di acqua da origine a scompensa, ma appunto grampi, sensazione di spossatezza, mancamenti nei casi ovviamente di disidratazione più grave. Quindi fondamentale essere ben idratati. Ora però vediamo che significa essere ben idratati, perché se io a fine partita o a fine allenamento vedo la maggior parte dei ragazzi che beve questo prodotto piuttosto che questo, piuttosto che, qui per fortuna non c'è, ma è uscito addirittura che la birra ora post gara faccia bene, quindi vabbè, sorvoliamo un attimino, mi viene da pensare che la corretta idratazione è qualcosa ancora di lontano, perché lo vedete bene in questa foto. Noi pensiamo di ingerire comunque un liquido che possa idratarci, ma in realtà con questo contenuto di zucchero, e le bustine che vedete sotto non è nient'altro che lo zucchero presente in queste bibite, noi praticamente stiamo non solo impedendo al corpo di reidratarsi, ma addirittura creiamo ulteriori problematiche. Perché? Perché lo zucchero in realtà è un componente che in natura non esiste. Vi leggo velocemente: nessun uomo ha bisogno di assumere zucchero extra per le proprie alimentazioni, ma la verità è che fin da piccoli siamo abituati ad associare lo zucchero alla felicità. Era quello che vedevamo prima nelle slide, ok? Sarà per questo che continuiamo ad assumerlo per tutto il resto della nostra vita, gratificandoci più delle volte con dolciumi o bevande altamente ricche di zuccheri. Sfido chiunque, io in primis ovviamente, a non aver avuto un momento nella sua vita in cui per tristezza, per delusione, per qualsiasi altro motivo, non si è rifugiato nel cibo, nella cioccolata, piuttosto che in altri cibi simili, ok? Se c'è qualcuno di voi che istanza, perché vi ripeto, non ho certezze, non l'ha mai fatto, alzi la mano e complimenti a lui. Come dicevamo prima, appunto, lo zucchero non è un alimento che esiste in natura, è stato creato artificialmente dall'uomo, ok? Lo zucchero raffinato, intendo, quello bianco che utilizziamo praticamente non so quante volte al giorno, non solo quello che ovviamente per chi prende il caffè mette nel caffè, perché qualsiasi alimento noi industriale compriamo, se noi andiamo a leggere gli ingredienti è difficile non trovare lo zucchero. Però che cosa ci interessa? Perché è comunque un danno per chi fa sport? Torniamo alle solite: senso di affaticamento, ridotta capacità di concentrazione, poca lucidità mentale, stanchezza cronica, ovviamente alla lunga dopo dosi importanti, picchi e cali repentini di energia durante la giornata e nel lungo periodo. Dando ovviamente poi, e arriviamo però a un discorso un po' più serio che esula da quello sportivo, a un problema di diabete. Ora, la cosa importante è anche che una persona su 20 soffre di diabete, mentre all'inizio del Novecento, quando lo zucchero raffinato, ripeto, era praticamente inesistente, c'era un altro tipo di alimentazione più povera e più sana, soltanto una persona su 50.000 aveva questa problematica, ok? Personalmente, e ci tengo e lo farò fino a fine presentazione a ribadire questo, personalmente sostituisco completamente lo zucchero bianco, zucchero raffinato, ma anche quello di canna, con questi ingredienti qui. Ovvio che è necessario
avere e reperire un materiale di qualità, intendo frutta matura e possibilmente anche frutta biologica. Okay? Passiamo a un secondo alimento che purtroppo è abusato, a volte anche a insaputa, ma questo perché, come ripeto, come valeva per lo zucchero, anche qui nel sale non facciamo molta attenzione in realtà a quello che mangiamo. Ogni uomo appunto nell'alimentazione ha bisogno al massimo di un chilo di sale. Noi siamo arrivati oggi giorno mediamente ad assumerne circa 10 kg all'anno, anziché uno. Come dicevamo prima, questo accade perché lo troviamo già dentro alla maggior parte dei cibi che comunemente noi consumiamo. Okay? Anche qui, per lo sportivo poi, entriamo nello specifico, quali sono le conseguenze, ma non solo ovviamente, parliamo anche di salute e benessere generale, ma ci provoca questa tensione di sale, pressione alta, cattiva digestione, insonnia, tic nervosi, stanchezza cronica, perdita di calcio nelle ossa. Alternative che finora ho trovato valide sono state il sale rosa e il malaiano, che ormai si trova quasi in tutti i supermercati comuni anche, e da non sottovalutare l'uso di spezie. Sono state una scoperta vera e propria perché, oltre a dare un sapore incredibile agli alimenti, ovviamente sempre con il buon senso, non utilizzate in dose eccessive, sembra non abbiano effetti collaterali e negativi, anzi, ci sarebbe magari da aprire un altro seminario sui benefici di alcune spezie, ma qui andiamo avanti. E torniamo a quello che diceva poc'anzi Maurizio, ovvero altro prodotto di cui soprattutto noi qui in Italia abusiamo ormai è la farina 00. Brevemente, guardate quanti prodotti, pane, panini, pasta, impasti di ogni tipo, tessini e brioche. Ora, chi di noi quando arriva al ristorante dice vabbè, intanto mi aspetto da mangiare una cosa leggera, mangio un po' di tessini. Sì. Questo è quello che pensiamo, quella che è la nostra convinzione magari. Anche qui la farina 00, come valeva per lo zucchero bianco raffinato, in realtà è un prodotto che non esiste, come vi ha detto già prima Maurizio in natura. È un prodotto super sfruttato, lavorato, distrutto di qualsiasi proprietà nutritiva e benefica quella, a tal punto che è diventato un danno vero e proprio per il nostro corpo. L'alternativa, come diceva prima Maurizio, qual è? Sì, prodotti integrali, però anche qui dobbiamo capire se sono camuffati da integrali o integrali veri. Tengo a sottolineare anche qui gli effetti negativi della farina 00, quindi tutti gli alimenti che la contengono, in questo caso sono sonnolenza e costipazione. Ora, piccolo esempio personale, fino ai 22-23 anni ero solito mangiare circa 2 etti di pasta accompagnati, siamo a Roma, da una bella rosetta, ok, insieme. Permettetemi il romanesco, a piombo totale a fine pasto, sempre. Non avevo mai pensato che potesse essere dovuto a questo. Fino a che, casualmente, un giorno all'università, non potendo fare il solito pranzo, sono rimasto senza pane e pasta, incredibilmente durante la giornata non avevo più sensazione di spossatezza. Andiamo avanti. Li abbiamo visti già prima, e io qui ho elencato solamente i cereali o pseudo-cereali che sono privi di glutine. Mi trovo pienamente d'accordo con quello che diceva prima Maurizio. Il problema non è il glutine in sé per sé, ok? Perché se noi avessimo grani antichi, che cosa intendo per grani antichi? Sono quei grani che non sono ancora stati modificati dall'industria per una produzione maggiore. Quei grani, che possono essere anche farro, orzo, che contengono in natura il glutine, ma lo contengono in una maniera che non è dannosa per l'organismo, o perlomeno non è dannosa come lo è tutto quello che noi invece mangiamo abitualmente nella pasta e nelle farine che utilizziamo quotidianamente.
per terminare c'è il latte. Ora, non più di 6-7 anni fa, anche qui, se qualcuno mi avesse chiesto, ma a un calciatore, ma comunque a uno sportivo in generale, che cosa daresti per assumere del calcio, la prima cosa che mi sarebbe venuta in mente, non lo nego, sarebbe stato il caro e vecchio latte. C'è un problema. Il latte va bene fino allo svezzamento, perché poi, e parliamo, scusate, ci tengo a fare questa precisazione, di latte materno umano. Come abbiamo visto prima nella presentazione di Maurizio, un conto è latte di donna, un conto è latte di animale, cambia completamente tutto. Questi sono solo alcune delle controindicazioni che provoca il latte nel nostro organismo, ok? In più la legge dà per buono, ok, che ci sia nel latte che beviamo, latte di mucca ovviamente, ogni giorno, loro danno per buono il fatto che ci siano una tolleranza di 750.000 cellule somatiche, ovvero pus, per centimetro quadrato. È accettabile che noi ingeriamo questo. C'è uno studio interessante su un campione di 75.000 donne, ok, che è durato 12 anni, quindi non parliamo di una durata breve e non parliamo neanche di un numero esiguo di persone testate, in cui si è visto che l'aumentato consumo di latticini è associato con un rischio di fratture più elevate. Ormai, se si va su internet, si può trovare tranquillamente che tutti i paesi che hanno un consumo di latte maggiore ha un tasso più alto di osteoporosi. È associato. Sarà solo quello? Sicuramente no. Però intanto questo è un dato. Al di là di tutti gli effetti collaterali che vediamo ora qui, quindi carenza di ferro, il calcio come diciamo prima, il contenuto di grassi eccetera eccetera, e si può continuare anche in questa slide, rende bene l'idea il video di questo signore. La più allergenica proteina del latte non viene in alcun
ovvio che crea gas, crampi, costipazioni. L'uomo non ha gli enzimi lattasi e rennina per demolire lo zucchero del latte, il lattosio. Se assimilato poi, il lattosio diventa ancora peggio, diventa galattosio e quindi causa cataratta. Il latte contiene l'ormone di crescita lattina che stimola formazioni tumorali al seno e alle ghiandole sessuali. Le signore presenti prendono nota di queste cose. Il latte è il cibo dell'anemia, non ha ferro. È il cibo dell'osteoporosi, non ha calcio servibile. Il latte è il cibo delle cardiopatie, delle sclerosi, del diabete, della sclerosi multipla, della tiroiditi. Le statistiche mondiali sono inequivocabili. I paesi a più alto consumo di latte e latticini sono quelli a più alto consumo di anemia, diabete, aterosclerosi, sclerosi multipla, tiroide ballerina, cardiopatie. Il formaggio, attenzione, il formaggio contiene tutti i difetti che ho detto prima, concentrati 10 volte. 10 volte più grasso, 10 volte più sale, 10 volte più perossido e più radicali liberi. E ci tengo a precisare che ovviamente qui sembra che latte uguale Hitler, nel senso anche qui buon senso, è una forzatura quello che abbiamo visto e quello che questo signore che si chiama Baldo Vaccaro ha letto, però è molto 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 utile per riflettere, okay, su quello che noi facciamo abitualmente e che pensiamo ci porti addirittura a un beneficio. Le alternative sono semplicissime, ovviamente il sapore inizialmente non sarà lo stesso, ma vi posso assicurare che facendo a meno di latte vaccino con aggiunta di zucchero possiamo star meglio, e questa è la mia esperienza personale, nel senso che non ho studiato queste cose, prima l'ho fatto ascoltando il corpo per necessità e poi ho potuto vedere se era una casualità o se c'era qualcun altro che come me, togliendo il latte, ha cominciato ad avere dei benefici. E vi posso assicurare che questi tipi di latte, ovvero quelli vegetali che vediamo qui, sono anche più saporiti senza bisogno di avere un'aggiunta poi di zucchero. Ovviamente i gusti variano e ognuno di noi ha la sua scelta. Sì, questa espressione rende bene tutto quello che abbiamo visto e detto finora. Ora, al di là di quello che dicono qui le slide, torniamo al video iniziale, ok? 5 anni fa io avrei detto a uno sportivo non puoi fare a meno di proteine animali. Non avevo la benché minima idea che questo qui, un broccolo, che a Roma è quasi un'offesa, in realtà avesse comunque delle proteine. Chi ha visto questo film, uscito un po' di anni fa? Benissimo. Brevemente, il regista Roger Moore ha semplicemente preso un individuo normale, di sana e robusta costituzione, direbbe il nostro medico, ok, questo tale, 33 anni, in perfetta forma fisica come definito dal fisiologo che l'ho visitato, e prima dell'esperimento, che consisteva in mangiare per un mese continuamente e solo da McDonald's, ma comunque in un fast food normale, ha provocato in lui, al di là del peso aumentato dopo 30 giorni, 11 kg, e questa per assurdo è la cosa meno importante, perché poi accompagnato da una ragazza o da un ragazzo, sì, ci sono stati anche disfunzioni sessuali, ma non è questo che ci interessa più di tutto, ma intanto improvvisi i repentini cambi di umore, ma soprattutto questo signore, dopo un mese di alimentazione a base di carne e pane principalmente, faceva fatica addirittura a salire le scale della propria abitazione. Ora, questo è quello che avviene dopo che noi, all'interno del nostro organismo, dopo che noi mangiamo
mangiamo la carne, ok? Le tossine dei carotidi provenienti dal catabolismo delle proteine animali rimangono in circolo per un periodo minimo di circa 142 ore, cioè circa una settimana. Potete continuare a leggere. Intanto voglio chiedere a qualcuno se ha mai sentito Arnold Eret. Perfetto. Al di là del tempo che il nostro organismo impiega per smaltire, diciamo così, la carne, c'è una problematica che andando avanti con gli anni, e intanto andiamo avanti anche con le slide, andando avanti con gli anni, il nostro corpo non riesce più a smaltire e a buttare fuori, diciamo così, le tossine che noi quotidianamente, giorno per giorno, li produciamo con l'alimentazione. E questo provoca un intasamento soprattutto del colon, che è l'ultima parte del nostro intestino, dove rimangono attaccati alle pareti tutti i tessuti, scusate, tutti i rifiuti di scarto, appunto, del cibo che mangiamo. Molto spesso le pance immense che noi troviamo nelle persone definite obese non sono in realtà dovute al grasso, o almeno in parte, perché gran parte di quello è provocato da un ingrossamento abnorme del colon che è infestato di feci incistate all'interno del colon stesso. Anche qui vediamo che un consumo eccessivo, okay, di proteine animali non è consigliato. È stato fatto questo studio che potete leggere, dove dicono, poi qui non capisco perché, se si hanno meno di 65 anni, questo studio è valido, nel senso che ci sconsigliano di mangiare troppa carne, praticamente, proteine animali. Ma è perché poi chi ne ha di più, al di là di questo, la cosa interessante è: che significa un consumo eccessivo? Ora, da 4-5 anni parliamo spesso con i medici delle società sportive in cui mi sono trovato a lavorare, e dicevo semplicemente: io non voglio che i giocatori smettano di mangiare carne, anche perché comunque il discorso alimentazione ancora in Italia ad oggi è seguito dal medico, ok? Quando ci presentiamo nelle società è il medico che presenta il menù. Dico: a me va bene tutto, io ti faccio solo una domanda: qual è per te medico, la quantità necessaria durante una settimana per i ragazzi di assunzione di proteine animali, quindi carne, pesce, o comunque dei derivati? E lui mi fa: beh, 2-3, anche massimo 4 volte a settimana. Ho fatto: perfetto. Ora facciamo venire i ragazzi uno per uno qui e chiediamogli quante volte al giorno, non a settimana, al giorno, loro assumono carne o proteine animali in generale, o derivati di proteine animali. Senza rendercene conto, credo che chi mangia normalmente, e poi va definito questo normalmente, assuma le 2-3 volte durante il giorno proteine animali e derivati. Mia madre mi fa: ma ho mangiato il pesce oggi, mica la carne. Ho mangiato l'uovo, che c'era? Che c'è di male nell'uovo? Ho mangiato latte. Ho mangiato la bresaola, non la carne. Non ho mangiato la bistecca. Ho mangiato un pezzo di prosciutto. No, oggi non ho mangiato nessuna proteina animale derivata. Ho semplicemente un pezzo di formaggio. Ma non c'era niente. Questo è quello che accade normalmente. Noi non ce ne rendiamo neanche conto. Oggi non ho toccato niente. Affettati, zero. Bistecche, zero. Pesce, zero. Piatto di pasta con ragù e finisce là. Va bene. Dura pochissimo, ma se qualcuno di voi già lo conosce, fa capire molto bene quello, no, non c'è bisogno di donna, fa capire molto bene quello che viene consigliato alla stragrande maggioranza degli sportivi e dei calciatori, ovvero
Sì, è vero, la carne rossa no, mangiate carne bianca, pollo. Sono fortunate le persone che mangiano questo tipo di pollo. E sono fortunate perché qui vengono gonfiati artificialmente con non so che cosa, ma sicuramente meno dannoso di tutti gli antibiotici e gli ormoni che danno solitamente negli allevamenti intestini, negli allevamenti intensivi, scusate. Noi praticamente, se non mangiamo il pollo biologico, quello cresciuto praticamente nella vecchia fattoria, che ormai in città non esiste quasi più, ogni volta che mangiamo il petto di pollo, non mangiamo petto di pollo, ma mangiamo ormoni e una serie di medicine che servono all'animale per sopravvivere appunto negli allevamenti intensivi. Questa è poi una cosa che però chi vuole può andare a vedersi e informarsi. Ce l'ha fatto già vedere benissimo prima Maurizio, quindi alternative ovviamente alle proteine animali ce ne sono e come, e qui ne abbiamo solamente un esempio limitato e andiamo avanti. Sorge spontanea la domanda, anche qui l'espressione del nostro amico ci fa capire bene. Personalmente, e vi ripeto, mi interessa ribadirlo questo, mi sto trovando molto bene con questo tipo di alimentazione, ok? Soprattutto frutta e verdura. In che quantità? In che percentuale? Beh, oggi posso dire sono arrivato all'80%, 80% durante la giornata, il 60% di frutta, il restante verdura e ogni tanto dei cereali o pseudo cereali senza glutine. Leggendo qui, semplicemente non dobbiamo credere a quello che c'è scritto, soprattutto non dovete credere a quello che vi sto dicendo io, ma solamente riflettere su quello che c'è scritto. Ovvero, è evidente che la nostra anatomia, il nostro corpo, è totalmente differente da quella di un animale carnivoro, ok? Se da domani, per qualsiasi strano motivo, non avessimo più la possibilità di andare a comprare al supermercato la nostra alimentazione, poi che è quella normale quotidiana, che cosa potremmo mangiare? Se io vedo un maiale per strada non mi salto addosso, questo è sicuro, né tantomeno mi verrebbe voglia di dargli un mozzico. Se, e non so perché in città non esistono alberi da frutto, ma se io vedessi un albero da frutto con un frutto bello maturo, a me verrebbe voglia magari di prendere quello. Un esempio che si collega a quello che stiamo dicendo ora: se noi vediamo la zampa di un cane, ma possiamo sostituire qualsiasi altro animale, felino, leone, scegliete voi, anche qui è difficile che l'animale carnivoro sia in grado di, con le dita che abbiamo noi, di prendere il ramoncello e staccare il frutto, ok? Gli verrebbe più da dare una zampata con le unghie e fare qualcosa che non è proprio quella di raccogliere. La stessa cosa se andiamo un po' più all'interno, come esempio, come ragionamento, la possiamo fare per quella che riguarda la lunghezza dell'intestino, ok? Il nostro intestino è nettamente più lungo di quello dei carnivori, perché i carnivori hanno una necessità impellente, che è quella di evacuare il più velocemente possibile quello che hanno appena mangiato, ovvero la carne. Perché? Perché è tossica anche per loro. I leoni, che ovviamente vengono presi a riferimento come forza, vitalità, nell'accezione comune, una volta che hanno consumato il pasto, che avviene una volta ogni 2-3 giorni, anche nella savana, hanno necessità impellente di dormire almeno 12-13 ore continuamente. Ovviamente noi nei documentari che vediamo, lo vediamo sempre in azione, sempre alla caccia, ma se noi potessimo osservare un leone durante tutta la giornata, l'80% del tempo passa dormendo. A proposito di vitalità e forza,
lasciamo da parte gli animali, ok, anche se anche qui sarebbe da escludere, e vediamo proprio e veniamo a quello che ci interessa un po' di più. Ma la domanda quindi oggi è: posso fare sport e farlo ad alti livelli senza consumare proteine animali o derivati? Una brevissima ricerca ci dice che sì, probabilmente è possibile, perché se queste persone che leggete non solo fanno sport di alto livello, ma sono addirittura dei numeri uno in quello che fanno, hanno fatto dei record, e parliamo, ragazzi, questo sport Ironman Triathlon, non so se qualcuno di voi sa che cosa significa, qui fai tutto, endurance, forza, cioè di tutto. Tennis, sport abbastanza vicino poi a quello che è anche il movimento nel calcio, sono molte accelerazioni, frenate, c'è una componente anche resistiva, perché gli incontri durano anche tre ore, e abbiamo vegetariani appunto che sono stati campioni del mondo per 10 anni di seguito. Martina Navratilova, un po' più contemporanea, che a ben 47 anni ha vinto il suo 167° titolo in Australia, ok? Contro avversari ovviamente nettamente più giovani di lei. Billie Jean King, 6 titoli a Wimbledon, anche lui, parliamo sempre di tennis. Walter Kowalski, 6.000 incontri vincenti di lotta libera, anche qui la forza bruta, se uno vuole immaginare la forza bruta, ma no, ma non mangi carne, ma dove vai? La forza. E andando avanti possiamo leggere addirittura ancora dei record imbattuti per quello che riguarda la maratona. Ok? Ultra. Esattamente. Da 80 a 160 km insomma, la maratona sono 42 km. E ultramaratone vanno da 80 a 160. Scotty Jurek è un campione a livello mondiale. Ha vinto tutte le ultramaratone più importanti al mondo. Qualcuna che conosciamo ancora sicuramente meglio, ancora più contemporanea, sono le due sorelle Williams. Anche qui poi mi viene da pensare, ma perché nel momento in cui una persona sta male incominciano a pensare di utilizzare l'alimentazione per farla star meglio? Ma farlo prima? Però, vabbè, per solidarietà la sorella è diventata anche lei vegan, ok? Conosciamo, credo, tutti Venus e Serena Williams, e io qui faccio fatica nel pronunciarlo correttamente, ma questa persona che vedete qui è questo signore, ok? Veniamo da noi, il nostro sport. Allora, questo ragazzo per 3 anni è stato preso in giro da me, perché gli dicevo: tu sei il giocatore più forte che ho mai visto, per vari motivi. Lui ha un fisico, se io vi sembro abbastanza poco atletico, vi assicuro che lui è 10 volte peggio di me. Più magro, no, forse più basso no, però ha un fisico. Tu potevi fare il banchiere, tutto più il postino, ma il postino da adesso, quello che praticamente prendono perché non sa quel poverino che lavoro fare, giustamente il fare è una cosa che imbarazza, fisicamente fa schifo, lo posso permettere perché siamo amici, lui lo sa. E la cosa curiosa è, fa sorridere, è che per 3 anni gli dicevo: guarda che, vabbè, tu sei così, fisicamente sei così, ok, però ti alimenti male, non è che diventi muscoloso e diventi come Mario Gomez nel 90 con quel fisico statuario, no, questo no, però ti assicuro che se cominci, non ti posso dire cosa mangiare perché non ho né le competenze né gli studi per poterlo fare, posso dirti intanto cosa non mangiare, okay? Cosa sicuramente non ti fa bene, sicuramente per te, per quello che vedo, limitate perlomeno. Lui per 3 anni mi diceva: sì, ma io gioco bene anche così, non ne ho bisogno. Quest'anno, quando siamo andati via, è dovuto andare da dei dottori, da dei specialisti. Perché? Perché aveva
dolore alla schiena e non riusciva ad uscirne fuori. Che cosa gli hanno consigliato? Rimosso, latticini, zucchero, sale, ho aumentato quantità di frutta e verdura in particolare. Ora mangio la pasta senza glutine. Mi sento molto meglio, più leggero, con la digestione molto più veloce e con meno dolore muscolare. Non so se tutto ciò sia legato, ma credo proprio di sì. L'ho chiamato e l'ho mandato a quel paese. Potrei risparmiarti ovviamente la spesa dei dottori. Ci siamo messi a ridere e giustamente, vabbè. Ma non è importante quando si fa una cosa, l'importante è che ascoltiamo il corpo e nel momento in cui il nostro corpo ci dice che c'è qualcosa che non va, ci sentiamo, ok? Possiamo dare un consiglio, non viene preso magari in quel momento, non viene preso quando ci siamo noi, però poi la persona, se è una persona intelligente, e vi assicuro che lui lo è, riflette e a suo tempo poi decide se continuare o meno su quella che era la sua strada. Andiamo oltreoceano, no oceano scusate, oltreoceano quando gioca in nazionale, oltre manica in questo caso. Qualche anno fa Aguero, attaccante Manchester City, aveva un problema serissimo con gli infortuni, ovvero recidive muscolari, non riusciva a venirne a capo. La prima cosa che si fa ovviamente è la preparazione, la preparazione, la preparazione. Va benissimo, però, apro e chiudo parentesi, quanti sportivi, calciatori e comunque atleti ci sono in questa sala? Alzate la mano per favore. Ok, fate finta di non sentire quello che sto per dire, ma dal mio punto di vista, per migliorare la performance di uno sportivo è più importante un corretto stile di vita, quindi quello che fa fuori dal campo, piuttosto che quello che fa in campo. Quindi alimentazione, riposo, stile di vita corretto. Sicuramente il fisico trarrà più beneficio in questo che non in 2 ore di allenamento ottimale, o meglio, se abbiniamo tutte e due ovviamente è il top, ma se uno sportivo qualsiasi si allena benissimo 2 ore al giorno e le restanti 22 ore fa quello che vuole e quindi non fa uno sportivo, non sta attento all'alimentazione, non sta attento a un riposo, non sta attento a uno stile di vita che significa anche pensieri adeguati durante la giornata, state sicuro che quelle 2 ore di allenamento possono incidere molto ma molto poco. Questo io lo dico per esperienza sempre personale, non perché sia così per tutti, però da quello che ho visto fino adesso ci siamo quasi sempre ritrovati. Anche qui, come avete detto, il signor Aguero, per risolvere i problemi muscolari che ha avuto, ha dovuto cambiare molte cose, racconta la punta argentina, a cominciare dal cibo. Niente più pasta, niente più zuccheri, niente carne. Per un argentino non mangiare più carne, vi assicuro che è una cosa abbastanza complicata. La rinuncia è infatti più difficile quest'ultima per un argentino d'occhio come il genero di Maradona. Ero abituato a mangiare molta carne perché nel mio paese è molto buona. Non gli si può dar torto. E altri casi nel nostro campionato. Sarà difficile che al telegiornale, piuttosto che sui giornali nazionali sportivi, non escano queste informazioni. Allora, Kurtic, l'abbiamo avuto un anno a Firenze, è quello che mi ha sorpreso di più in assoluto. Perché? Perché lui è arrivato e già da solo, ascoltando semplicemente le sue sensazioni, il suo corpo, aveva eliminato zucchero, pasta, pane e carne. Lui è un vegetariano, l'ho messo tra vegetariani, che ogni tanto per un bisogno mentale una volta a settimana mangia del pesce, ok? Ma perché ne ho bisogno? Uova no, assolutamente, però la testa ogni tanto quando voglio, che sono nervoso o qualcosa, mangio un po' di pesce. Non mi sentivo di escluderlo e l'ho quindi inserito comunque, perché lui è l'esempio classico di come, ascoltando in realtà quello che il corpo ci dice, noi possiamo prendere delle scelte. Poi per fare la cosa migliore e ottimale dobbiamo andare da degli esperti, ovviamente, però anche solo ascoltando le sensazioni
possiamo riuscire a migliorare non poco quello che è il nostro stile di vita. Alessandro Florenzi non è un celiaco, ok? Lui ha deciso di mangiare senza glutine, semplicemente perché si è accorto di sentirsi meglio. Non me lo sarei mai aspettato, ma Luca Sbiglia è vegano da ormai, mi sembra, 2 anni e mezzo, perché me lo disse l'anno scorso Nicola Spoli. Insomma, parla un attimo con lui, perché mi sa che lui mangia un po' come te. Sono andato a parlarci, in realtà sì, è esattamente vegano. Non siamo riusciti ad approfondire la conversazione perché si trattava di un avversario e il tempo per parlare è stato abbastanza poco, ma mi ha confermato questo. E in ultimo, questo signore qua, Giulio Migliaccio, che ha una sorprendente somiglianza con quest'altro signore che è Vin Diesel. Nello spogliatoio per noi lui era Vin Diesel, appunto. E a proposito di Giulio, vi faccio vedere brevemente quelli che sono i suoi risultati fisici nei test che abbiamo proposto il primo anno a Firenze, test che sbagliavano da componente esplosiva, muscolare, da quella della resistenza, ok? Questi sono i risultati che lui ha conseguito e riusciamo ad apprezzarli meglio nella slide successiva, dove qui abbiamo la classifica. Questa è stata fatta per un altro scopo, ok? Che non ci interessa adesso, però quello che mi interessa che osserviate è che dal punto di vista fisico lui è il secondo della squadra in tutta la rosa. Questo signore qua, Jovic, se potete leggere il suo libro, veramente molto molto bello, è diventato numero 1 ATP da quando ha iniziato a fare questo, dare importanza all'alimentazione e tolto glutine, rimane attualmente numero 1 ATP nel tennis. Al di là di doping che è uscito fuori, questo ci interessa fino a un certo punto, ma anche questo signore abbastanza conosciuto ha incominciato, non da subito mi credo, però Maurizio, lui insomma, ha introdotto questo regime di alimentazione. Il di cui ha vinto 4 medaglie d'oro era vegano. Esatto. Un pugile, tanto che sei una femminuccia non mangi carne, voglio a dire in faccia. Questo signore qui, allora, qualche anno, 2 anni fa credo, quando c'era Tata Martino, il giocatore Messi non riusciva quasi più a finire una partita perché vomitava continuamente in campo. È arrivato a un punto in cui, suo malgrado, ha dovuto un attimino fare punto a capo, reset su come mangio. Si è fatto un po' di strada e è andato dal dottor Poser, che gli ha tolto tutte le varie raffinate. Qui c'è scritto soprattutto carne, in realtà, parlando con Ricky Alvarez, sono stato insieme in nazionale, diceva che ha drasticamente diminuito l'apporto di carne, non riesce ancora a non mangiarla, ma dalle 2-3 volte al giorno è passato alle 2-3 a settimana, con quantità esigue. Per deciso, Messi ha smesso di vomitare e negli ultimi anni è tornato a fare quello che sa fare meglio. A proposito dei numeri 10, 10 consigli pratici, perché poi alla fine è questo quello che ci interessa. Che posso fare per cercare, però, non di avere l'alimentazione migliore possibile, ma perlomeno di non fare grandi danni al mio organismo? Evitiamo tutti i dolci fritti, i dolci totali fritti, bevande gassate o industriali, l'abbiamo visto prima, quello che pensiamo fossero anche bevande che reintegrano le scorte saline e minerali, in realtà sono piene di zuccheri. Cercare di limitare il più possibile tutti i cibi industriali e confezionati, che è l'industrializzazione. Bere principalmente acqua naturale senza aggiunta di anidride carbonica,
So che è difficile perché è abituato all'acqua frizzante, perché l'acqua naturale sembra un dissedi, però posso garantire che anche qui è solamente questione di abitudine. Se poi assumiamo un'acqua minerale naturale, effervescente e naturale, che non è aggiunta all'anidride carbonica, può andare bene comunque. Importante non bere durante i pasti, ma prima o dopo, quindi dopo qualche ora durante il pasto. Per quel che mi riguarda, mangiare a volontà, non ci sono quantità per me, perlomeno, su frutta e verdura fresca, di stagione, possibilmente bio, eccetera, eccetera, eccetera. E come proteine cercare di mangiare preferibilmente quelle di origine vegetale. E uso il termine preferibilmente perché questi sono comunque consigli che, ripeto, bisogna dare a dei ragazzi, giocatori che sono abituati e che hanno una concezione che senza proteine animali io mi sento male. Dolci sì, ok, ma possibilmente fatti in casa, perché è possibile se c'è un po' di tempo farli. Cioccolata fondente va più che bene, quella da latte ovviamente sarebbe meglio evitarla. Pesce, preferire quello azzurro, ma anche di piccola taglia mi sento di consigliare in questo momento, se abbiamo necessità di mangiarlo. Pesce o carne, appunto, nei consigli che diamo, che parlando con i ragazzi, massimo 2-3 volte a settimana e non 2-3 volte al giorno, se dobbiamo mangiare. Amidi, perché poi i carboidrati veri e propri sono la frutta e la verdura, pane e pasta se li mangiamo, o integrali, quindi la ricerca dei grani antichi è abbastanza complicata, si va prima a trovare appunto quelli senza glutine a livello proprio pratico. E stare attenti anche alle combinazioni. Il classico piatto carne e patate, di stecca e patate, un piatto che non stiamo qui a dilungarci, ma provoca delle reazioni all'interno dell'intestino e del corpo abominevoli, è una parola forse gentile, però vi assicuro che stando attento a questo tipo di combinazioni, quindi non mischiando questi ambienti che leggiamo, si possono avere dei benefici immediati. E l'ultima, che è quello che diceva prima Maurizio, invertire completamente quello che è l'ordine a cui noi siamo normalmente abituati. E quindi acqua, diciamo prima, se sappiamo di dover andare a mangiare verso mezzogiorno, beviamo verso le 11:30, 11:45, 2, 3, 4 bicchieri d'acqua senza problemi. Va bene anche la frutta, in quantità, per quel che mi riguarda, illimitata, fino a che vogliamo, prima di iniziare il pranzo vero e proprio, e anche lì, mezz'ora prima, 10 minuti prima, può andare bene. Lo stesso dicasi per le verdure crude. Ora ovviamente qui stiamo generalizzando moltissimo, ma è semplicemente per dare una linea guida su quello che è in realtà l'alimento che può portare dei benefici non indifferenti all'organismo. Il succo qual è? Quando io mangio il crudo, sia frutta o sia verdura, riesco a tollerare, e l'organismo riesce anche a, diciamo se il termine non è appropriato, non è scientifico, ma a digerire meglio l'eventuale cibo carneo o proteico che viene mangiato in seguito. Questa è una slide che apre un ulteriore discorso che non credo faremo in tempo ad affrontare, però magari se ci sarà la possibilità quando abbiamo di organizzare un nuovo incontro riusciremo magari a vederlo meglio. Mi interessava adesso però far intervenire due ragazzi che sono qui in sala oggi, che ringrazio di essere venuti, due calciatori professionisti, Lega Pro e quarta serie, che da diverso tempo hanno intrapreso un regime alimentare, chiamiamolo così, alternativo. Invito Federico e Alberto qui accanto a me. Ragazzi che attualmente, ripeto, giocano a calcio e
possono dare un contributo pratico, secondo le loro esperienze, secondo le loro sensazioni, su un cambio di alimentazione che è abbastanza radicale per quello che è appunto la comune alimentazione nello sportivo e nel caso specifico appunto nei calciatori. Invito ovviamente voi a fare delle domande a loro su quello che è stato il loro cambiamento, su quello che mangiano e che mangiavano prima e su quello che sono stati i risultati poi concreti nello sport. Federico Pacciardi, giovane della Viterbese, terzino sinistro, Alberto De Francesco, centrocampista, gioca attualmente nell'area, in Lega Pro. A voi le domande. Non c'è una curiosità, abbiamo la possibilità di interagire. Perfetto. Il classico pranzo pre-gara, come aveva detto prima Maurizio, mentre mi diceva ecco, togliere pasta, ovviamente, parmigiano, pesavole, però lui diceva mettere magari un miglio, quindi era un po' più difficile diciamo da utilizzare. Voi come lo fate il pasto pre-gara e durante la settimana insomma? Allora, io ho iniziato a alimentarmi in modo più adeguato da giugno e quindi sono passato dalla pasta normale per esempio alla pasta integrale, dalla pasta integrale ultimamente sono passato alla pasta senza glutine, che ancora purtroppo molte volte tu arrivi e dici sono celiaco perché lo devi dire, perché se no ti fa mangiare la pasta senza glutine, oppure dici sono intollerante al glutine e quindi devo farlo. Però inizialmente io l'ho fatto perché volevo arrivare a mangiare la pasta senza glutine piano piano, non cambiare alimentazione drasticamente. Quindi l'ho iniziato a fare con la pasta senza glutine da poco, saranno già 2 settimane. E prima mangiavo la pasta integrale, quindi per esempio sabato erano 2 settimane che mangiavo la pasta senza glutine. Sono arrivato, mangio sempre la frutta prima e la verdura, e poi sono arrivato e mangiavo un piatto di pasta normale con l'olio e basta, senza mangiare sempre pesaola e potevo arrivare proprio con l'orecchio. E prima della partita sono andato 2 volte in bagno. Perché dopo 2 settimane che mangiavo pasta senza glutine ho sentito l'effetto della pasta normale, però poi durante la settimana mangio sempre prima la frutta, poi la verdura, poi cotta e poi la pasta senza glutine. E la sera, per esempio a pranzo molto spesso cruda, poi la sera invece magari la faccio cotta e la sera molto spesso mangio dei vegetali, la carne non l'ho eliminata ancora perché ovviamente piano piano, e quindi la carne per esempio la mangio 1 volta a settimana e il pesce anche 1 o 2 volte a settimana, però piano piano arriverò anche a eliminare quello perché comunque mangio 2 volte a settimana le legumi, comunque la mia alimentazione è cambiata da giugno adesso, è cambiata di tanto, quindi piano piano cercherò di arrivare a quello che ha appena detto Manuel. E la differenza tra la pasta diciamo normale e quella integrale è visto dei miglioramenti oppure è cambiato poco? Io il pomeriggio riposo sempre con la pasta senza glutine, con la pasta integrale, dicevo, la prima del comunque quella integrale no, più o meno uguale, sì, poi è ovvio che comunque ti fai sempre delle domande in base a quello che leggi, a quello che ti dicono, quindi comunque magari trovi dei benefici anche se non sono effettivamente quei benefici perché te lo dicono e quindi è una cosa mentale, però comunque cioè, conosco i miei compagni che si alimentano in modo non adeguato e lo vedo e lo sentono pure loro, quindi comunque mangiare sempre a colazione, io mangio sempre solo frutta sempre a colazione e sto molto meglio da quando facevo un cornetto oppure pane e Nutella quando ero piccolo, e quindi piano piano sto cercando di arrivare a eliminare tutto. Quali differenze, se hai avvertito delle differenze, hai avuto a livello di sensazioni proprio fisiche quando hai cambiato tipologia di alimentazione, hai avvertito delle differenze per dirti nei giorni di maggiore carico come sono quelli iniziali della settimana, il mercoledì quando fai doppio piuttosto che il martedì eccetera, ti sei sentito più stanco, meno forte, hai avvertito questo tipo di differenze almeno nel periodo iniziale di quando hai cominciato a
dico la verità, il martedì e mercoledì arrivo sempre cotto completamente, perché la stanchezza la sento sempre, però durante l'allenamento mi sento diverso rispetto all'anno scorso, cioè mi sento più fresco, più lucido, e quindi è una cosa che, cioè, che mi gratifica nella dimensione che ho intrapreso. Comunque sarebbe una domanda che vorrei fare anche al prof. Sarebbe consigliabile fare questo cambiamento magari a fine stagione, quando c'è un periodo di adattamento più lungo, insomma, in una stagione in corso, dove magari può creare qualche problema, oppure è influente? No, sono d'accordo con quello che dicevi inizialmente. Il periodo migliore, e non a caso Alberto ha iniziato nel periodo poco prima della preparazione, ok? Quindi non durante il periodo agonistico, sarebbe bene cominciare poco prima di iniziare la preparazione vera e propria, che poi da noi in Italia è comunemente il periodo più massacrante a livello fisico. E spunto interessantissimo, mi associo, la faccio un attimo io questa domanda ai ragazzi: i benefici che hanno avuto nella preparazione quest'anno rispetto anche ai compagni che mangiavano ovviamente in maniera normale. Sì, ci sono stati benefici. Però volevo rispondere io che benefici maggiori ho avuto quest'anno in inizio di preparazione, dove proprio mi sono pari a tutti gli accorgimenti sull'alimentazione di proprio la nostra prima, e mi sono trovato davvero bene, nel senso che allora, soprattutto in preparazione con i carichi elevati, forza, aerobico, posso dire di non essere mai stato stanco un giorno. Proprio recuperi l'energia bene, mai stanco quando arrivo, tipo, anzi, tutti i compagni dormivano, tipo, sempre forza, sempre, ma molto bene, sono stato. E te dico tu, da quanto tempo è che mangi in questo modo? Io sono in carne, sì, io sono vegano. Ma in partita, guarda, andiamo al discorso della partita. Correte 90 minuti, sì, siete sempre lucidi di testa, vi incazzate mai. Se mangi un codice, devi curare la tua vegana, se ti mangi un codice. Ho fatto una delle migliori di quest'anno, che magari mi sentivo meglio, però non è che nella sua età, però comunque sì, riesci, poi ci sono tanti fattori, dei capori, servizi, ci sono campi pesanti, quindi magari arrivi a stanchezza perché il campo è pesante, più volte la forza più dura che hai, magari trasformi una determinata caratteristica, quindi io sì, anche diciamo che se mi posso dire un'altra cosa. Noi calciatori, soprattutto a livello dilettantistico, siamo molto influenzati da chi ci guida, cioè nel senso dalla figura del preparatore atletico. Certo. Questa figura è importantissima perché vengono dati dei miti o dei falsi miti che poi ti restano per anni. Cioè ci sono allenatori o preparatori che mi è capitato in passato, durante il ritiro del campionato, durante non si beve. Esempio, non so, no, se no, io rido perché è la stessa cosa. Magari c'è invece qualcun altro che lascia, quindi la cosa importante al di là della gara, pre-gara, eccetera, è proprio tutta la settimana, soprattutto, e quindi è molto, molto interessante quello che dicono loro, soprattutto lui e domenica di gioco contro. No, è interessante perché io anche a livello mio personale, per anni prima della partita vomitavo, associavo questa cosa all'ansia, dicevo che ero ansioso, era stress. Ho tolto la presaola e tutte le cose mangiando solo la pasta, questa cosa mi è diminuita in maniera, l'ho fatto di mia spontaneità senza consultarmi. Quello che noi tendiamo a fare, questo volevo chiedere anche a loro, voi avete iniziato facendo voi delle modifiche nella vostra alimentazione, quindi l'alimentazione settimanale, quindi regolandovi un po' così, o
se sei andati da un professionista eccetera, e sicuramente sarebbe la cosa più giusta da fare, però dico, avete iniziato comunque di testa vostra, eliminando delle cose eccetera. Dico, io sono molto amico di lei, quindi mi sono, cioè, ho chiesto, tutti e due siamo amici di lui, quindi abbiamo chiesto a lui. Io quest'estate ho chiesto a lui e quindi lui mi ha detto, tu devi iniziare piano piano, puoi iniziare drasticamente, giustamente. E quindi poi è il tuo corpo che piano piano avrà bisogno di eliminare qualcosa, perché è piano piano che poi arrivi a eliminare qualcosa. Quindi come dicevo prima, ho arrivato alla pasta, ho messo quella integrale e poi ho inserito adesso quella senza glutine. Mangiavo tre volte a settimana carne, adesso la mangio una volta, mangiavo tre volte a settimana pesce, lo mangio una volta, due volte, mangio i legumi. E quindi comunque come regime ho chiesto a lui, e diciamo che per esempio il pranzo non sgarro da giugno, perché mangio sempre la frutta, la verdura e carboidrati, non mangio mai il pranino, presaola o cose del genere. Quindi piano piano cerco di arrivare all'alimentazione ideale che mi dice lei. A livello di quantità, mangiavi di più prima o adesso? Secondo me adesso, posso dire, molto è il fatto di essere vegani, dicono cosa mangi, questo anche per ignoranza, però a livello di quantità penso ora, perché io pure inizio il pranzo, cena, colazione sia con frutta in quantità, quanto ne ho voglia. Poi la verdura cruda, quindi l'insalata prima di pranzo, sempre più prima di cena, o pomodori, tomate, poi la verdura cotta e poi i proteine, quelle che sono sempre vegetali. Quindi secondo me per quantità mangio più poco. Faccio l'esempio, quest'estate stavamo insieme, era metà giugno, stavamo a mare, i nostri amici, un panino, invece ci dicevano quanto ci mette da mangiare. Perché stavamo da mezz'ora che mangiavamo la frutta, la verdura, il fatto, il riso, ci mettevamo mezz'ora e loro due minuti perché si mangiava il panino più lungo. Quindi. In relazione al peso, come varia la massa corporea? Il peso mio è sempre uguale. Infatti Emanuele poi mi dice sempre non fossilizzarti sul peso, non guardare il peso, perché poi alla fine, cioè, mangiando bene, alimentandoti bene, il peso, il tuo peso ideale è quello. Quindi, se levi delle cose ma ne metti altre che sono più sane, il peso ideale lo raggiungi, non è che a meno che poi si fai dei programmi specifici che siano di forza o di terra. Senta, un'informazione, avendo io due figli, uno gioca a calcio, 17 anni, e la femmina gioca a pallavolo, non sono riuscito ancora a capire sul discorso mattutino. Io vengo dalla generazione della tette biscottate con marmellata, con sì, il cappuccino, volte. Nella fase di crescita, diciamo, anche se il ragazzo ha quasi 17 anni, e unito al discorso scolastico, perché molte volte escono in mezzo alle 2 e alle 3 già sta in campo, quindi anche preparare per loro un'alimentazione che gli consente di avere energia. È ancora valido quel discorso della fetta biscottata la mattina, perché sento dire un lento rilascio, un alto destino, non ho capito ancora. Perché parlando, ecco, di grassi vegetali, della fetta biscottata, credo che sia da sconsigliare. Ci sono delle alternative? Il discorso è qual è l'alternativa alla fetta biscottata? Sì, sulla colazione intendo. No, nel senso, se lui non mangiasse quello, non mangerebbe quello, che cosa poteva mangiare? Che cosa potrebbe mangiare? No, chiedo a lei, qual è l'alternativa che gli propone? Non lo so proprio, di mattina non so, perché poi... Allora, sempre in maniera molto graduale... Quindi orario di scuola, quindi sì, ore 7.30 e ricreazione scolastica, ecco, diciamo... Il trucchetto, chiamiamolo così, è trovare una frutta che piaccia al ragazzo. Cominciare appena sveglio in un bicchiere d'acqua, una centrifuga o un estratto magari di frutta fresca e un frutto vero e proprio. Difficilmente, anche se inizialmente è un cambio abbastanza importante, ma difficilmente avrà fame in seguito. Certo. E se anche fosse, è abbastanza comodo e pratico portare a scuola comunque della frutta secca. Non ci mandorle, che quelle che comunque il ragazzo, certo, ama di più. È un inizio
anche quindi da consigliare anche durante la pausa estiva, logicamente, perché adesso magari quando poi ovviamente verrà l'estate sarà anche più semplice, perché poi con il caldo è richiesta maggiormente anche l'assunzione di frutta. Grazie. Prego. C'è anche molta di più nella stagione estiva, pure più buona l'estate. Cioè, sono un pazzo non mangiare tutta l'estate, insomma. Mi riaggancio alla domanda sua, ad esempio dei ragazzi della prima colazione di adesso. La mattina inizialmente quando appena mi alzo cerco di bere così per mettere in modo l'organismo e poi mi porto una quantità diciamo elevata di frutta dolce o frutta di stagione, una quantità che non è così a saziare. Che tipo di frutta? Cioè si la dolce e acida? No, io mangio frutta dolce. No, è importante sapere questa cosa. Importante la distinzione. No, perché noi c'è questo mito diciamo degli agrumi, no? Che so. Non entriamo in merito fruttatico o meno o frutta dolce, perché poi si apre veramente un altro sistema. È comunque giustissimo l'intervento, consigliabile non mischiare. Non mischiare frutta acida e frutta dolce. Quando penso io, insomma, sta frutta acida non è che poi sia così strategica per tutti i mali, no? Allora, personalmente io ho tolto la frutta acida. Ok, tanto, veramente. Però, ripeto, non è quello che faccio io, ma quello che sente. Io no, per esempio. Esatto, non significa che sia. No, c'è vite del limone, acqua e limone la mattina, eccetera, questa è una cosa giusta o sbagliata? Guarda, possiamo. È arrivata da anni, c'è un'altra biologa, una nutrizionista, che era la dottoressa Giorini, e sicuramente più di noi due, che nutrizionisti non siamo, diciamo, esperti in quanto riguarda l'aspetto calcistico, però questa è una domanda più a carattere generale, no? Sabina, ci puoi dire tu qualcosa in merito all'acqua e limone la mattina, la spremuta d'arancia? Diciamo che ha una sua finalità in un organismo che non segue un'alimentazione come la chiamiamo fisiologica, cioè particolarmente acidificato dai carboidrati, raffinati, dai zuccheri, dalle proteine animali, quindi sicuramente un organismo del genere è fondamentale l'alcalinizzazione che deriva dal bere l'acqua e il limone a giorno. Si può discutere quando invece si è un'alimentazione già di per sé alcalinizzante, quindi un'alimentazione crudista e vegan. In quel caso diciamo che potrebbe anche non avere alcuna finalità, perché poi è un discorso che una persona che segue un'alimentazione vegan o crudista è un continuo susseguirsi di alimenti che riequilibrano il pH dell'organismo.